Quindi siete avvisati che c'è la registrazione e condivido lo schermo. Iniziamo subito con entrando nell'argomento. Spero che vediate la condivisione, casomai qualcuno mi dica se non si vede. Adesso dovreste vedere anche la diapositiva. Prima di tutto ringrazio Patrizia Florio per aver promosso questo incontro assieme al direttivo dell'IAM e per averci invitato, Mai Camillo, ad essere qui con voi oggi e ci fa molto piacere parlare con voi perché è un pubblico specializzato e quindi c'è un particolare interesse anche a allargare la comunità e di interesse su Wikidata, sui beni culturali, sui link open data, anche a comunità specifiche. La presentazione di oggi è soprattutto orientata alla valorizzazione dei beni culturali, che è una funzione fondamentale perché alla fine dei conti, se ci pensiamo, selezionare, organizzare e trattare o anche conservare le risorse è praticamente inutile se poi queste risorse non vengono utilizzate. La prima legge della biblioteconomia di Ranganathan è i libri sono fatti per essere usati, quindi tutto quello che si fa lo si fa in funzione dell'uso e la valorizzazione dovrebbe essere fatta appunto per promuovere quest'uso. E per quanto riguarda la presentazione, la mia parte di presentazione, l'ho divisa in tre parti. Un primo punto è quello di una considerazione di carattere generale sui dati, la situazione dei dati di musei, archivi e biblioteche. E un punto centrale che sarà molto breve e pochissimo tecnico, il meno tecnico possibile, visto il tempo e il contesto in cui ci troviamo, è quella sui linked open data. E poi vedremo invece come questa tecnologia può essere utilizzata, può avere delle ricadute vantaggiose sulla valorizzazione dei beni culturali, in particolar modo poi attraverso Wikidata e Wikidata verrà presentata da Camillo dopo di me. Il punto di partenza, diciamo così, il motivo per cui si inizia a pensare alla valorizzazione dei beni culturali con i linked open data è una conseguenza del fatto che il web ha cambiato un po' il posizionamento di musei, archivi e biblioteche. Con l'avvento del web si è pensato che il ruolo rivestito da queste istituzioni culturali fosse un po' superato. Ormai c'era tutto, si continua a dire che c'è tutto in rete. Un aspetto importante però di questo nuovo assetto è il fatto che si è creata una distanza tra i cittadini, cioè coloro che cercano i servizi di musei, archivi e biblioteche, e i servizi che offriamo. Soprattutto perché noi cittadini abbiamo acquisito nuove abitudini, nuove modalità di ricerca delle informazioni, quindi abbiamo cambiato il nostro modello di ricerca grazie all'avvento della rete e di conseguenza gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni culturali per fare queste stesse ricerche si sono rivelati non del tutto adeguati. Di fatto, detto in altri termini, si è creato uno squilibrio nei rapporti che ci sono tra le raccolte, gli strumenti di mediazione e gli utenti di quelle raccolte. Questi tre elementi, raccolti, strumenti di mediazione e utenti, sono i tre elementi che secondo Ranganathan, chi mi conosce sa che lo cito spesso, sono i tre elementi costitutivi della biblioteca. E diciamo, la biblioteca è costituita dall'elemento dinamico, cioè dall'interazione tra questi elementi e non da ciascun elemento preso singolarmente. Ma per fare un esempio meno teorico di questo, possiamo vedere che se cerchiamo un'opera letteraria tramite un motore di ricerca, otteniamo molto spesso risposte dai cataloghi di vendita di libri o in commercio o anche cataloghi di vendita di libri di antiquariato. Ma molto spesso, troppo spesso secondo me, i cataloghi delle biblioteche, che pure sono stati costruiti grazie all'elaborazione di normative specifiche, sono il frutto di elaborazioni teoriche lunghe secoli,
richiedono competenze professionali molto alte, l'investimento anche di consistenti risorse finanziarie, poi in realtà non forniscono risposte ai motori di ricerca. Questo è un problema soprattutto per il fatto che dalle statistiche che abbiamo, l'84% delle persone che cercano un'informazione parte dai motori di ricerca. Quindi diciamo che in partenza ne perdiamo già l'84%. Un esempio qui, spero che si veda bene nella diapositiva, qui cerco Linea di sangue di Angela Masson e vediamo che le risposte sono da Amazon, da IBS, da Newton Compton, di nuovo IBS, Libreria Universitaria, quindi sono siti di vendita, sulla destra abbiamo la possibilità di acquistare, d'accordo? Abbiamo qualche informazione presentata in modo dinamico, ma ovviamente questo stesso libro è presente, qui ho preso un catalogo a caso, il catalogo del sistema ipotecario del Friuli, lo stesso libro è presente nei nostri cataloghi, ma non c'è risposta. Addirittura, in realtà, se guardo bene questo catalogo, vedo che i titoli, le opere con il titolo Linea di sangue sono ben due, non una soltanto, d'accordo? E quindi l'informazione sarebbe più completa se ci fosse. Un altro esempio è questo, preso dall'ambito artistico, ed è una ricerca sulla retorica e la geometria di Pinturicchio. Le risposte, come vedete, sono risposte da Wikipedia, qui è importante notarlo, poi ci torneremo su questo aspetto, ma non e altri siti che mi vendono, se volete, l'immagine, ma non arriva la scheda del museo dell'Università Cattolica di Leuven, dove in Belgio, dove quest'opera è pubblicata e i dati di quest'opera sono poi presenti, come vedete, in Europeana. Quindi non abbiamo una risposta di questo tipo. La situazione per le risorse musicali è diversa e in qualche modo migliore, perché se proviamo a fare una ricerca, ricerche analoghe a queste, abbiamo delle risposte da siti virtuosi come la Petrucci Music Library, l'Estense Digital Library o Corago, ma queste risorse ovviamente sono in generale delle eccezioni, non sono in grado di dare accesso a tutto il patrimonio che possediamo, né rappresentano tutto il patrimonio di uno specifico istituto, e quindi non sono in grado di garantire alcune caratteristiche, diciamo, requisiti fondamentali per la valorizzazione, che sono l'identificazione, l'analisi, la scoperta e il riuso, di cui poi parleremo. Il fatto che i dati del catalogo non siano visibili nel web non è così irrilevante. Ci sono molte persone che ritengono che l'attività di catalogazione non abbia più sostanza, non abbia più rilevanza perché si può fare tutto con il computer, lo possono fare i computer. In realtà non è così dal mio punto di vista e penso che poi vedremo che ci sono delle ragioni solide per pensarlo. Tuttavia, il catalogo rimane una questione centrale nelle istituzioni culturali perché senza i dati del catalogo non funzionano la ricerca, non funziona la consultazione, la circolazione, i servizi di reference, le acquisizioni, la conservazione, l'aggiornamento, non funziona nessuna delle altre attività senza avere i dati del catalogo a disposizione, ma soprattutto l'aspetto fondamentale, secondo me, è che se i lettori partono da un motore di ricerca e non trovano i nostri dati, semplicemente non solo ignorano l'esistenza delle nostre istituzioni, ma anche tutti i nostri servizi. Quindi la presenza del catalogo nel web diventa un elemento fondamentale, un presupposto fondamentale per poter procedere alla valorizzazione, che è poi il coronamento di tutti gli sforzi che facciamo per i nostri lettori, per i nostri utenti. Un'altra cosa importante, un altro problema importante che vorrei sottolineare è che per ragioni storiche, culturali, economiche, giuridiche, musei, archivi e biblioteche hanno e continuano in parte ad avere un approccio ai propri dati per contenitori, per istituzione. Cioè le domande
a cui una biblioteca risponde è che cosa la biblioteca possiede di un determinato autore, in un archivio quali sono le carte di quella determinata persona, e così via. L'approccio è un approccio per contenitore, cioè qual è l'istituzione che possiede un particolare patrimonio e che patrimonio può mettere a disposizione. L'approccio a cui invece i nostri lettori ormai si sono giustamente, e noi ci siamo giustamente abituati, è un approccio per contenuto. Cioè ci interessa sapere qualche cosa intorno a quella persona a tutto tondo, a prescindere dal contenitore che contiene quel particolare tipo di informazione. Quindi una domanda oggi ragionevole, possibile, plausibile, quali sono le istituzioni che possiedono opere, ma anche documenti, testi di Tiziano Vecellio e quali tra queste ne possiedono un numero maggiore? Quindi anche, se volete, la possibilità di confrontare il contenuto dei vari contenitori prima di procedere alla scelta. Oppure un altro approccio ragionevole potrebbe essere un'altra richiesta ragionevole. Oggi posso avere un elenco di tutte le opere o i documenti o i testi o i brani musicali che hanno come soggetto una scena della Bibbia, dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento oppure della mitologia classica o che hanno per soggetto una struttura architettonica, un oggetto specifico. Tendenzialmente quindi l'approccio è un approccio per contenuto, non per contenitore. E un'altra domanda tipica è quali fonti ci sono su questo Mario Rossi. Mario Rossi rappresenta qui un nome generico, quindi un nome che può riferirsi a persone, a molte persone e anche diverse tra loro, ma ovviamente quando una persona fa una domanda ha in mente uno specifico Mario Rossi e vuole avere risposte relative. Tutte le risposte e soltanto quelle rilevanti rispetto al Mario Rossi che ha in mente. E altra cosa che potremmo aggiungere, a cui ci sembra quasi normale poter chiedere, è posso avere direttamente queste informazioni nella mia lingua. D'accordo? Quindi, come vedete, qui le domande sono domande che vanno ben al di là delle tradizionali domande che vengono poste all'interno di una istituzione, sfruttando gli strumenti di mediazione che quell'istituzione ha fatta. Le domande sono domande a tutto campo. Se non ci sono degli strumenti di reference, cioè se non esistono delle opere che hanno già risposto a queste domande, di fatto, a queste domande è difficile dare oggi una risposta con gli strumenti che abbiamo. E sarebbe possibile farlo soltanto se fossimo in grado di elaborare una quantità di dati notevole, sicuramente superiore a quella dei dati contenuti in una singola istituzione. E per arrivare a questo punto si parla di interoperabilità, cioè è necessario fare in modo che i dati si interfacciano tra loro. Non solo ovviamente tra le istituzioni culturali, quindi tra musei, archivi e biblioteche, ma tra silos culturali in generale da un lato e qualsiasi altro produttore di dati di qualsiasi tipo dall'altro. Qualsiasi tipo significa di qualsiasi ambito disciplinare, ma anche sia pubblico che privato. E che questo possa avvenire attraverso il web aperto, un po' come avviene oggi quando si cercano informazioni su qualcosa, su qualcuno, si salta da un sito istituzionale a un sito commerciale, a un sito privato, eccetera. Si può circolare liberamente, navigare interamente all'interno del web dei documenti. Ora, l'interoperabilità prevederebbe la possibilità di navigare invece all'interno dei dati che sono eventualmente caricati sul web. Per riuscirci, appunto, per riuscire a ottenere questo tipo di interoperabilità, è necessario registrare e pubblicare i dati, ovviamente bibliografici e non, con modalità che consentono agli elaboratori di individuare con precisione, i dati, il loro significato, parleremo di web semantico proprio per questo motivo, di riconoscere che tra i dati esistono
delle relazioni e anche di stabilire che tipo di relazioni ci sono tra i dati. Qui faccio un esempio: se stiamo cercando qualcosa su Alessandro Manzoni, esiste anche un Alessandro Manzoni che fa l'architetto. Ovviamente il nostro ideale è evitare l'architetto o il letterato a seconda di quali sono le nostre esigenze e per esempio vedere che davanti alla relazione tra Alessandro Manzoni e Firenze, sapere che tipo di relazione c'è, che tipo di relazione ha avuto quell'Alessandro Manzoni in particolare con Firenze, non semplicemente cliccarci sopra per scoprirlo a posteriori, ma avere appunto una relazione che è stata qualificata in qualche modo. E quindi, per esempio, che Alessandro Manzoni è nato, oppure ha vissuto, oppure ha lavorato, oppure ha parenti a Firenze. E l'idea, quindi, è quella di andare oltre il web dei documenti, che è il web che conosciamo, che utilizziamo normalmente, per avere qualche cosa di più. Questo problema, diciamo così, di andare oltre il web dei documenti, non è un problema soltanto della pubblica amministrazione, del museo, archivi e biblioteche, ma è un problema generale del web dei dati. Tutto il web sente l'esigenza di passare a un livello superiore di navigazione nel web. E questo per almeno due esigenze. Uno, per collegare le informazioni del web in modo più stretto. Poi vedremo cosa significa questo più stretto. In realtà parleremo di identificazione con precisione. E l'altro, un'altra grande esigenza è quella di creare servizi di informazione che si aggiornino in modo automatico. Questi servizi noi già li vediamo, già ne facciamo esperienza, anche se non c'è spesso del tutto chiaro quello che sta avvenendo. Un esempio di questo servizio di informazione che si aggiorni in modo automatico ce l'abbiamo quando, per esempio, facciamo una ricerca con un motore di ricerca. E vediamo che ci compare a fianco un riquadro, tecnicamente è un knowledge panel, d'accordo? E questo knowledge panel contiene delle informazioni che vengono raccolte, diciamo così, in modo dinamico, al volo, nel momento in cui si fa la ricerca, vengono raccolte e confezionate in questo box da Google attraverso il knowledge graph di Google. Questi pannelli, quindi sono un oggetto dinamico, non esiste una pagina con questo contenuto. E se la persona fosse qualcun altro, un vivente, otterremmo ovviamente soltanto la data di nascita, ma l'aspetto interessante è che nel momento in cui la persona dovesse morire, qualcuno da qualche parte nel web dei dati aggiorna il dato della morte e automaticamente questo pannello verrebbe aggiornato. Quindi in questo caso vediamo appunto una connessione più stretta tra i dati. Ma lo stesso pannello che vedete qui lo possiamo ritrovare tradotto qui semplicemente entrando nel browser con la lingua, settando la lingua spagnola, ottengo lo stesso pannello però tradotto in spagnolo. I dati sono sempre gli stessi. Ma dato che appunto ogni singolo dato è stato qualificato, è anche possibile fare una traduzione automatica da data di nascita a fecia del nascimento e così via, e anche la parte relativa alla descrizione. Questo Knowledge Panel è un esempio di quello che può fare il passaggio dal web dei documenti al web semantico. Il contenuto informativo di una pagina, in particolar modo della pagina, diciamo, del box che abbiamo visto, non è un contenuto statico, ma si aggiorna automaticamente grazie a dati liberamente disponibili sul web. Alcuni siti, di musica, aggiornano, la pagina di un particolare musicista, mettendo il calendario delle prossime esibizioni. E questo lo fanno in modo automatico, cioè non c'è una pagina fissa, ma la pagina si aggiorna man mano che i dati vengono creati e vengono resi disponibili. Perché questo appunto sia possibile, è necessaria una infrastruttura di dati adatta a costruire appunto una rete di dati, non solo i testi, come è quella che conosciamo normalmente, in cui i dati siano accessibili sul web tramite tecnologie web standard.
e i dati siano interconnessi sul web, cioè possono essere integrati completamente nel web. E per fare questo entrano in gioco i linked open data. Quindi i linked open data sono sostanzialmente una risposta tecnologica a un'esigenza che è percepita dal web in generale e che ha sicuramente a che fare anche con i dati di musei, archivi e biblioteche. Vediamo molto rapidamente cosa sono questi linked open data e come ci siamo arrivati. L'idea di Tim Berners-Lee è stata quella di applicare ai singoli dati la stessa struttura con cui è stato creato il World Wide Web, quindi il web come lo conosciamo oggi. E l'idea di allargare questa applicazione è per creare un unico grande database del web. E di che struttura stiamo parlando? Preferisco parlare di questa struttura piuttosto che dei linked open data in modo dettagliato, perché questa la conoscete, la conosciamo e la usiamo tutti i giorni. E il web di oggi funziona grazie sostanzialmente a tre strumenti fondamentali, che sono uno strumento di identificazione globale, che è l'URI. Noi normalmente lo conosciamo sotto forma di URL. L'URL è in realtà un tipo di URI, quindi più precisamente bisogna parlare di URI. Poi abbiamo uno strumento di accesso globale. Questo strumento di accesso globale ci consente di andare a prendere nel web un particolare file che è appunto quello identificato dall'URL. Ogni URL, come sapete, identifica una specifica pagina, uno specifico file nel web ed è appunto un identificatore, quindi ci possono essere due pagine che hanno o due file che hanno lo stesso indirizzo. E come vado a prendere quel file, il contenuto lo trasferisco sul mio PC. A quel punto però ho un file che funziona, ma da me umano è assolutamente incomprensibile, per cui ho bisogno di un terzo strumento che è l'HTTP, che è uno strumento, l'HTML, che è uno strumento di formattazione dei contenuti, cioè uno strumento che consente di trasformare quel file in qualcosa di comprensibile a noi umani. D'accordo. Il web dei documenti si basa su questo. Un esempio che faccio vedere, questo è URI, un URL, a questa pagina corrisponde in realtà questo contenuto. Questo è effettivamente il contenuto del file indicato con quel URL, ma ovviamente per noi è assolutamente incomprensibile, per cui utilizziamo un browser, cioè un software che interpreta con l'HTML, interpreta questo file e me lo presenta sotto questa forma. D'accordo? Quindi lo sviluppo e l'uso di standard come HTTP e HTML ha l'enorme vantaggio, ed è avuto successo per quello, di superare due grossi ostacoli che si ponevano allo sviluppo di una rete globale come è quella del web. Cioè le differenze tra le architetture tecnologiche, quindi per esempio l'hardware e il software con cui lavoriamo, d'accordo? E anche di superare i problemi relativi a formati. Voi potete visualizzare sostanzialmente una pagina web che usiate il tablet, un cellulare, un computer di un sistema operativo o dell'altro, è assolutamente indifferente proprio perché alla base ci sono queste tecnologie standard. I link, poi, che sono stati inseriti all'interno del web, sono quelli che consentono di navigare tra i diversi documenti e di spostarsi quindi da un documento, da un file all'altro della rete. Questi link sono stati e sono determinati per creare questo unico spazio di informazione globale che qualcuno ha chiamato il docuverso. Bene, questo stesso approccio è stato trasferito ai singoli dati e quindi sono stati creati questi linked data. Cosa sono? Un insieme di principi e di tecnologie per consentire la pubblicazione di dati che siano modulari
condivisibili e riutilizzabili. Quindi lo scopo di Linked Data è creare questo tipo di dati. Modulari vuol dire che posso pubblicare un po' alla volta i miei dati e man mano che passa il tempo questi dati crescono anche in quantità, che siano condivisibili nello stesso modo in cui sono condivisibili, se volete, le pagine web e siano riutilizzabili. Riutilizzabili per molti usi, vedremo poi cosa significa riuso nel web. L'espressione Linked Data, quindi, si riferisce soprattutto a dati pubblicati sul web in una modalità leggibile, interpretabile e soprattutto utilizzabile anche da un elaboratore. Forse devo scrivere soprattutto da un elaboratore. È per questo che non entro nei dettagli tecnici dei Linked Data, perché ci porterebbe molto distante. Ma diciamo così che funzionano molto in modo molto simile a quello che abbiamo visto, ma in questo caso vengono pubblicati appunto singoli dati e non testi. E i dati che pubblichiamo devono avere un significato esplicito, cioè devo spiegare cosa vuol dire quel particolare dato e soprattutto devono essere collegati a altri insiemi di dati esterni. Questo è un aspetto fondamentale, cioè non posso pubblicare semplicemente i miei dati sotto questa forma, ma devo creare sempre, obbligatoriamente, è un principio che fra un po' vedremo, obbligatoriamente dei legami, dei collegamenti, delle corrispondenze tra i dati che pubblico io e i dati che sono già stati pubblicati sul web. Avete visto che scrivo a volte link tra parentesi open data, questo perché i link open data sono esattamente dei linked data, ma in più, oltre ad avere tutte le caratteristiche tecniche, hanno un aspetto altrettanto importante, che è quello di essere dati aperti, accessibili e riutilizzabili liberamente. Come esistono dei siti a pagamento o delle banche dati a pagamento nel web, possono esistere anche dei linked data che sono chiusi. Nel momento in cui ci proponiamo di valorizzare le nostre collezioni, dovremmo sempre pensare esclusivamente a linked open data. Quindi liberamente, con una licenza che ne consenta il riutilizzo a qualsiasi fine in modo gratuito e libero. Quindi anche se parlo di linked data, io mi riferisco sempre a linked open data per quanto riguarda l'ambito dei beni culturali. E Tim Berners-Lee ha definito quattro principi per i linked data e questi sostanzialmente li enuncio e poi passo oltre. Questo sarà il massimo del tecnicismo a cui arriveremo sui linked data oggi. E i linked data dicono questo. Il primo dice usare gli URI come nome per le cose. Ecco, noi siamo abituati a vedere che a un URL corrisponde in genere un documento di testo, e in questo caso nei dati l'URI rappresenterà qualche cosa. Questo qualche cosa può essere qualsiasi cosa in realtà, quindi può essere la persona o l'opera a cui noi siamo abituati a pensare, ma potrebbe essere anche il concetto di lampada o il concetto di storia o il concetto di bontà o un animale, eccetera. Questi URI devono essere in formato HTTP e questo lo sappiamo perché nel web abbiamo già uno standard che è l'HTTP, quindi per funzionare nel web devono essere di questo tipo. Gli URI HTTP, una volta utilizzati, devono restituire, fornire informazioni in forma standard. Lo standard si chiama RDF, in risposta alle richieste HTTP, e il quarto principio, che è un principio fondamentale, è che nel momento in cui io pubblico i miei dati, devo inserire collegamenti tra i miei dati e i dati di altri, in modo che appunto sia possibile scoprire cose collegate tra loro. E i vantaggi di RDF sono diversi, e qui vediamo alcuni. Quello tra i più importanti per quanto ci riguarda oggi, il modello dei dati RDF consente di creare collegamenti tra dati provenienti da fonti diverse. Quindi se per esempio abbiamo due biblioteche che lavorano con hardware e software diversi tra loro e formati diversi tra loro, il modello di dati RDF
consente di integrare questi dati e di creare collegamenti tra di essi. Infatti, il modello consente di mettere in un unico grafo, il grafo sarebbe l'equivalente del database, ma detto molto grossolanamente non è corretto, ma è per farmi capire, queste informazioni sono prodotte tramite modelli diversi, per esempio possiamo pensare a dati prodotti col CIDOC oppure dati prodotti con IFLA-LRM, d'accordo? Abbiamo modelli diversi, ma RDF consente di mescolare dati provenienti da ontologie e vocabolari diversi. Il modello dei dati e i dati possono essere prodotti nella scala preferita, cioè posso avere un modello di dati molto ridotto, con poche cose da descrivere, con poche caratteristiche da descrivere, e mettendoci anche pochi dati, poca centinaia di quelli che noi chiameremo record, ma posso anche creare, sempre con lo stesso modello, anche un modello molto più complesso, sempre con RDF, un modello molto più complesso, e descrivere oggetti più complessi in modo più dettagliato e in quantità molto più ampie. Quindi la scala con cui posso produrre i dati grazie a RDF è variabile e dipende anche dalle mie esigenze. E ovviamente è possibile creare e utilizzare un grafo unico, cioè una visualizzazione, cioè costruire un insieme, un set di dati e poi anche visualizzarli con dati che provengono da due insiemi di triple diverse, cioè da due insiemi di dataset diversi. Dopo questa introduzione, che spero che in qualche modo abbia dato qualche suggestione, qualche piccolo chiarimento riguardo a cosa sono i linked open data, vorrei appunto soffermarmi adesso sul rapporto che c'è tra i linked open data e i beni culturali, in che modo possono contribuire i linked open data alla valorizzazione dei beni culturali, e attraverso diverse operazioni che adesso elenco e poi spero di presentarvi appunto una alla volta. Prima di tutto attraverso una funzione fondamentale che è quella dell'identificazione. Poi favoriscono la scoperta di linked open data, ancora consentono di fare particolari analisi dei dati e poi il riuso. Ecco, abbiamo già detto che i dati, i linked data sono dati che vengono pubblicati in modo riutilizzabile. Ecco, vedremo proprio in cosa consiste questo riuso e anche come questo riuso possa migliorare la valorizzazione dei miei dati, dei dati delle mie collezioni. Noi sappiamo che se facciamo una ricerca con un motore di ricerca, in realtà stiamo utilizzando come chiave di ricerca una stringa alfanumerica, un insieme, una sequenza di caratteri, lettere e numeri, d'accordo? Che però vengono ricercate e sulla base delle quali vengono date delle risposte che non sono risposte, diciamo, basate sul significato della stringa, quanto sulla corrispondenza tra una stringa e l'altra. Tanto è vero che due ricerche del tipo cavallo e cavalli sono due ricerche di tipo diverso per un motore di ricerca e le risposte sono anche diverse perché sono due stringhe diverse, anche se stiamo parlando noi della stessa cosa. Quindi, quando noi facciamo ricerche del tipo pesca, è una ricerca in realtà ambigua per un motore di ricerca perché non sa bene se ci riferiamo a un frutto o a un'attività, economica o a un'attività sportiva. Gemma, lo stesso, non, un motore di ricerca non è in grado di distinguere se stiamo cercando una gemma di tipo botanico, quindi l'infiorescenza, oppure se stiamo cercando una gemma minerale. Mario Rossi era l'esempio di prima, e Giuseppe Verdi anche. Nei cataloghi delle biblioteche, invece, questa ambiguità non esiste, proprio perché di solito, di norma, un catalogo ben fatto di una biblioteca è fatto attraverso il lavoro del controllo di autorità, che consiste nell'individuare le possibili forme del nome di una persona, di un ente, di un'opera, comunque di qualche cosa, e di fare in modo che tra tutte quelle disponibili ne venga individuata una
diventa la voce di autorità, la voce controllata o, se volete, la forma preferita, la forma autorizzata, d'accordo? Che diventa quella che dovrà servire preferibilmente come punto di accesso alle informazioni intorno a quella entità. Questo è il lavoro che facciamo, è il controllo di autorità. Qui, tanto per non far torto a nessuno, ho preso la pagina dal controllo di autorità di SBN, vediamo le voci controllate, qui vediamo un esempio di voce controllata per cui la forma scelta è quella in azzurro, quindi è Plato, la forma autorizzata, la forma preferita, qui viene chiamato semplicemente nome autore, mentre di seguito vengono indicate le forme varianti. Quindi Platone, Platon, Platonus, eccetera. Il controllo di autorità, dobbiamo tenerlo ben presente, funziona all'interno di ogni singolo catalogo e funziona perché, tra l'altro, esistono delle regole per stabilire qual è la forma autorevole e quali sono le forme, da considerare varianti. Anche in questa scheda sono indicate le regole di catalogazione in base al quale la forma, tra virgolette, da scegliere, la forma preferita, la forma corretta è Plato e sono le Reichardt. Ma se iniziamo a guardare i dati di questo catalogo da una prospettiva leggermente diversa, cioè non da SBN, ma da fuori, da quello che c'è fuori da SBN e che sarebbe poi il web aperto, vediamo che le cose iniziano a complicarsi un pochino, perché, per esempio, se è accettabile che in un paese europeo si possa scrivere Mao Zedong, Tagore o Avicenna si possono scrivere con i caratteri latini, lo diventa molto meno se noi iniziamo a guardare alle nostre risorse come risorse disponibili sul web e visibili anche a potenziali lettori cinesi, arabi o indiani. Quindi diciamo che il controllo di autorità cambia se guardiamo a una prospettiva più ampia. Tanto è vero che uno degli approcci che è stato pensato negli ultimi 2 decenni è stato quello del DIAF. Che cos'è il DIAF? È il tentativo di risolvere in modo pragmatico quello che teoricamente era un problema irrisolvibile, quello che vi ho detto, nessun utente cinese si aspetterebbe o vorrebbe trovare Mao Zedong sotto la forma in caratteri latini. D'accordo? Quindi dal punto di vista teorico non c'è un'unica regola che possa valere in tutto il mondo. Il VIAF è un tentativo di risolvere questo approccio attraverso un meccanismo virtuale. VIAF sta per Virtual International Authority File. E quindi qui abbiamo il collegamento che avviene attraverso un software tra le varie forme del nome di un autore, qui ecco quello che vediamo, che viene creato appunto da questo software che riconosce che Umberto Eco scritto con la data è lo stesso Umberto Eco che è scritto senza data, che è poi lo stesso Umberto Eco che è scritto direttamente in forma diretta invece che invertita e che corrisponde alle altre forme. Questo riconoscimento consente di creare quello che è un cluster di dati, che è appunto quello che stiamo vedendo. Nel momento in cui però si pubblicano i propri dati nel web, bisogna svolgere un ulteriore lavoro rispetto a quello dell'Authority Work, che è la gestione delle identità. Infatti, il VIAF è un progetto molto valido, ma è stato pensato, progettato principalmente per cose che sono corrispondenti a persone, cioè autori, e eventualmente anche alle loro opere, d'accordo? Ma non necessariamente per tutte le cose che invece è necessario prevedere nel web semantico. Quindi si tratta di creare, naturalmente pubblicare i dati con delle corrispondenze, delle relazioni di identità tra i dati che andiamo a pubblicare e i dati che sono già presenti e disponibili nel web semantico. Quindi
oltre a gestire dati di tipo diverso, come quelli che vedremo su Wikidata, nel momento in cui vado a pubblicare i miei dati, poi devo anche creare il collegamento. Il quarto principio di Tim Berners-Lee prevede che tra i miei autori e gli autori già presenti nel web semantico vengono create queste relazioni, queste corrispondenze, questi collegamenti di identità. E da questo punto di vista, alcuni dataset, alcuni insiemi di dati che esistono nella nuvola dei LOD, non ve l'ho mostrata, ma è una nuvola enorme, piena di tipologie, di ontologie di dati, di linked open data che vengono pubblicati. Alcuni dataset in questa nuvola enorme, come appunto Wikidata, svolgono un ruolo determinante per la gestione dell'identità in tutto il web semantico. E da questo punto di vista, lo vedremo poi anche assieme a Camillo, Wikidata si è trasformato in un identity hub del web semantico. Wojtek Dostal, che è un bibliotecario della nazionale della Repubblica Ceca, della Biblioteca Nazionale della Repubblica Ceca, dice che sostanzialmente in una presentazione che aveva fatto una ventina di giorni fa, diceva che Wikidata è una stazione di cambio tra le biblioteche, istituzioni culturali e il mondo dei LOD. Come funziona in Wikidata? Possiamo vederlo rapidamente. Qui abbiamo un'entità che si chiama con il numero che vedete Q, ma ha poi varie etichette che sono le forme del nome preferite nella box di sinistra, le forme del nome preferite nelle varie lingue. Qui abbiamo la forma preferita che è sempre Carlo Collodi all'interno di Wikidata. Ma a destra possiamo vedere anche le forme varianti del nome di questa persona, di questa entità. Quando parliamo di Wikidata parliamo di item, quindi una forma variante Carlo Lorenzini, Carlo Lorenzini Collodi. Quindi qui vediamo che nella prima parte Wikidata fa il lavoro di authority control che noi siamo abituati a fare all'interno dei nostri cataloghi. Una seconda cosa che possiamo vedere è che nel momento in cui facciamo una ricerca all'interno del box di Wikidata, i possibili significati ambigui di una stringa, in questo caso la stringa è love, vengono disambiguati e quindi non si fa una ricerca generica su una stringa, ma la funzione di ricerca ci chiede di specificare a quale senso intendiamo dare a quella stringa. Quindi love nel senso di un sentimento, di un cognome, del numero che precede uno in inglese, oppure di un gruppo musicale statunitense o di una serie televisiva statunitense. E qui abbiamo un altro esempio di questo tipo, Caravaggio, mi riferisco al pittore italiano oppure al comune italiano da cui Caravaggio ha preso il nome. E un'altra cosa importante che vi mostrerà poi meglio in dettaglio Camillo, è che Wikidata come identity hub, cioè come hub in cui finiscono questi collegamenti di identità tra di tutti i vari dataset che vengono pubblicati, può diventare anche uno strumento utile per identificare errori presenti in altri dataset, tra i quali per esempio il WIAF. Abbiamo detto che ogni entità dovrebbe essere indicata con un solo identificatore, con un solo URI, se volete, non solo URL HTTP. In questa parte della scheda di questo personaggio vediamo che invece il WIAF, nel elaborare i dati provenienti dalle nazionali, ha attribuito a questa stessa entità molti numeri diversi. Questo non è un errore di Wikidata, ma è un errore del WIAF che Wikidata registra fedelmente e mostra. Quindi qui, per correggere questo errore, bisognerebbe intervenire appunto sul WIAF. La prima grande funzione, il primo grande servizio che i linked open data danno ai nostri dati è quello di identificare con precisione le nostre entità, anche diciamo al di fuori, ovviamente, soprattutto al di fuori del nostro catalogo. La seconda funzione che vediamo è quella della pubblicazione dei dati in una forma
diversa, appunto quella dei linked open data, ci consente di fare delle operazioni di analisi di dati che possono rispondere anche a quesiti più complessi rispetto a quelli a cui siamo abituati normalmente. E avere il proprio dataset in forma di linked open data consente di fare delle ricerche esplorative che invece gli stessi identici dati, ma registrati in una struttura più rigida come quella tradizionale dei nostri cataloghi, non consentono di fare. La cosa importante da notare è che nella maggioranza dei casi non si tratta di dati diversi o maggiori per quantità rispetto a quelli che abbiamo già creato e abbiamo già a disposizione nei nostri cataloghi, sono semplicemente strutturati e pubblicati in modo diverso. Un esempio di analisi, di cosa vuol dire poter fare analisi dei propri dati, lo prendo dal COBIS. Il progetto, il COBIS è un coordinamento di biblioteche speciali specialistiche di Torino che ha creato un progetto Linked Open Data. I dati che provenivano da differenti software gestionali sono stati resi accessibili tramite un'unica ricerca, che è una ricerca appunto basata su questo dataset di Linked Open Data, e possono anche essere arricchiti con informazioni provenienti dal web semantico. Questo lo vedremo tra un po'. Una cosa che è stato possibile fare, per esempio, è questa. È una, diciamo così, una funzione relativamente semplice, ma sarebbe stata impossibile con 9 dataset diversi, 9 silos di dati diversi. Questo è il grafico che rappresenta le date di pubblicazione delle biblioteche, delle pubblicazioni possedute dalle biblioteche che partecipano a questo progetto. In particolar modo si vede qui che la maggior parte delle pubblicazioni è posseduta negli ultimi secoli, e quindi possiamo vedere anche un dettaglio, e a questo punto possiamo restituire anche un dettaglio specifico per ogni singola biblioteca. E quindi vediamo immediatamente attraverso questa analisi e questa visualizzazione dei dati come e quando si sono formate le raccolte e quanto sono aggiornate anche le raccolte. E questo semplicemente dando uno sguardo al grafico. Un'altra funzione che abbiamo detto che i LOD rendono possibile è quella della scoperta, e questa scoperta consiste in due aspetti fondamentali e distinti tra loro. Primo è poter porre domande che in precedenza sono impossibili o inedite. Faccio fra un momento un esempio. E l'altro è la possibilità di collegare i dati a dataset rilevanti che prima non si conoscevano o di cui non si conosceva l'esistenza. Uno dei problemi che abbiamo normalmente per le nostre raccolte è che il luogo dove sono pubblicati i nostri dati, il link, l'URL del catalogo, non è noto a priori ai nostri lettori, lo devono un po' scoprire e durante questa scoperta molti dei nostri lettori si perdono. Qui sto dicendo appunto che è possibile invece arrivare al nostro dataset senza sapere a priori che il dataset esiste. Esempi di domande, cosa intendo per domande in precedenza impossibili o inedite? Una domanda è questa: posso avere un elenco dei giornalisti nati a Parigi e morti a Mosca? Ora, questa domanda è una domanda da un lato plausibile dal punto di vista di un lettore. Dall'altro sappiamo che col catalogo della nostra biblioteca sarebbe assolutamente impossibile rispondere a questa domanda, a meno che di non prendere tutte le voci di autorità del nostro authority file e controllarle una per una. Eppure, perché in effetti i dati ci sono all'interno dell'authority record, ma non sono strutturati in modo tale da poter rispondere in modo automatico. D'accordo? Quindi questa è una domanda impossibile da un certo punto di vista nella situazione in cui siamo. Oppure è inedita, nel senso che o qualcuno ha già pensato a rispondere, per esempio, in un'opera di reference a questa domanda, oppure no, non siamo in grado appunto di rispondere. Un altro esempio di domanda impossibile, inedita: posso avere una mappa degli ospedali vicino a Pavia nel raggio di massimo 100 km?
Questo è possibile farlo avendo a disposizione i dati corretti, ma attualmente sarebbe un problema riuscire a rispondere. Oppure, qui per andare in una cosa un po' più biografica, quali opere di autori nati a Venezia nella prima metà dell'Ottocento sono state pubblicate in Germania? Domanda plausibile, ma diciamo di difficile risposta con gli strumenti attuali. Oppure, quali opere figurative del Settecento rappresentano il tema barocco dello scorrere del tempo? E avanti così. Questo è il tipo di domande. E riguardo alla scoperta di dataset rilevanti che non si conoscevano, vediamo un altro esempio. In realtà, ad oggi, il web semantico è ancora uno stadio di primo sviluppo, per cui non abbiamo molte possibilità di vedere questo tipo di funzione, ma un'applicazione interessante è stata creata da Toby Hudson, che tra l'altro è un chimico australiano, d'accordo, che si è occupato di questo problema durante il primo lockdown. Quindi, come vedete, i dati sono un interesse trasversale e noi po oggi possiamo vedere, parlare di scoperta grazie al lavoro di un chimico australiano. Questo chimico ha creato un'estensione dei browser per Firefox e per Chrome che si chiama Entity Explosion e si basa sul concetto di entità, cioè e di identità. Una particolare entità è identificata attraverso i vari dataset che la descrivono. Questo è quello che diciamo, prevede il web semantico e Entity Explorer sfrutta questa possibilità. E proprio basandosi sul fatto che un'entità è identificata in modo univoco, è in grado di fornirmi quali altri siti, cioè quali altri dataset, parlano di quella specifica entità senza confondere un'entità con un'altra. E questa estensione, questo pezzo di browser che Toby Hudson ha sviluppato, funziona proprio grazie agli identificativi persistenti che sono contenuti in Wikidata. Questo è un grafico che mostra quali tipi di dati sono presenti in Wikidata e nel pallino più grande, che ovviamente è la fetta più grande dei dati esistenti in Wikidata, sono contenuti proprio questi persistent identifier. Questa è la visualizzazione dell'idea che Wikidata è un identity hub, d'accordo? Cosa succede se uso questa funzione? Vado in un particolare sito in cui è identificato un'entità che mi interessa. E cliccando sulla funzione corrispondente all'interno del browser, mi si apre una pagina che mi consente di interfacciarmi con molti altri contenuti. Qui vediamo una descrizione breve di Leonard Cohen e poi qui se potessimo scorrere la diapositiva è ferma, ma se potessimo scorrere potremmo trovare in fondo a questa lista, vedete che è molto lunga, potremmo trovare una serie di identificativi di altri siti che contengono dati rilevanti solo e soltanto su Leonardo. Chiudo e poi passo la parola a Camillo con il riuso e qualche altra diapositiva. Che cos'è il riuso? Consiste nell'avvantaggiarsi dei dati disponibili nel web semantico e utilizzarli all'interno dei servizi della propria istituzione. Per esempio, molti autori di SBN non hanno le date di nascita e di morte, d'accordo? E se gli autori di SBN fossero identificati nel web semantico, si potrebbero ricavare dal web semantico le date di nascita e di morte e inserirle nell'authority file di SBN, magari in modo, diciamo così, più strutturato, non nel campo descrizione come spesso avviene, ma in campi specifici che stabiliscono che una è la data di nascita e una è la data di morte. Qui vediamo un esempio di riuso da parte del COGIS, è lo stesso catalogo di prima, e che cosa succede? Stiamo visualizzando un insieme di informazioni che però non sono contenute nel catalogo del COGIS, nei link open data dei COGIS, sono contenute altrove. Cliccando su questa I, si trasforma la vista e
Abbiamo un'informazione che ci dice che alcune informazioni visualizzate in questa pagina provengono da fonti esterne distribuite nel web. Il counter qui, 22, sulla sinistra mostra il numero di informazioni che sono state recuperate in tempo reale grazie ai link di Open Data e le informazioni sono evidenziate da un riquadro giallo. Tutto quello che è in un riquadro giallo in realtà non è contenuto all'interno dei link di Data del COBIS, ma viene recuperato in maniera dinamica, come abbiamo visto succedeva per il catalogo del Knowledge Panel di Google. Un altro esempio di questo di utilizzo è il catalogo del PUSC, della Pontificia Università della Santa Croce. Questo Authority Box è costruito con lo stesso principio del Knowledge Panel di Google e di quello che abbiamo visto prima per il COBIS. Altra cosa interessante è questo, non ci sono dati relativi all'affiliazione accademica degli autori nel catalogo del COBIS, ma l'affiliazione accademica è un dato che è presente in Wikidata. Si può sfruttare questa possibilità appunto grazie al modello RDF che prende dati provenienti da grafi diversi, da dataset diversi, e quindi dire passare da Wikidata alla lista degli autori del COBIS e dire vai a vedere qual è l'affiliazione accademica e farmi un grafico di rappresentazione. E qui vedete tre rappresentazioni diverse in ordine cronologico, quindi come variano le affiliazioni delle accademie, degli autori del COBIS nel tempo e questo grazie non a dati prodotti o posseduti dal COBIS, ma prodotti e posseduti da altri siti informativi. Un ultimo esempio di riuso è questo, che mostra è una mappa che è stata costruita in modo dinamico delle località di ritrovamento dei reperti del Museo Saint-Raymond di Toulouse. Quindi il Museo Saint-Raymond di Toulouse ha semplicemente indicato il luogo, mentre le coordinate, la possibilità di costruire la mappa è una caratteristica di Wikidata, sono dati presenti in Wikidata, e quindi grazie alla combinazione di questi due dataset posso costruire in modo dinamico una mappa. E vado a concludere dicendo quali sono i vantaggi di pubblicare i propri dati su Wikidata, oltre a quelli che abbiamo visto che riguardano la pubblicazione di tutti i link di Open Data. In Wikidata abbiamo un vantaggio di visibilità. Per esempio, il Metropolitan Museum ha avuto 7 volte più visite sulle pagine di Wikidata, dei propri beni rispetto alle pagine equivalenti sul sito web ufficiale, quando ha pubblicato i propri dati su Wikidata. Un altro aspetto importante è quello della cooperazione. I dati che pubblichiamo su Wikidata possono essere continuamente raffinati e arricchiti da altri che sono interessati alle stesse entità. E poi c'è l'aspetto che ho cercato di mettere in evidenza prima, del controllo di qualità dei dati. Come abbiamo visto, Wikidata può diventare uno strumento di controllo della qualità dei dati del WIAF. Allo stesso modo, ovviamente, si viaggia anche al contrario. Anche Wikidata può essere avvantaggiata nell'identificazione delle proprie entità, dei propri item, dall'uso o dal collegamento con dati di altri dataset. E a questo punto io avrei finito e passo la parola a Camillo. Allora, condivido il mio schermo. Dunque, sì. E ok, penso si veda. Sì, Sì. si vede come Allora, luce. dunque, buonasera. E a questo punto, diciamo, io cercherò di concentrarmi maggiormente sull'aspetto di Wikidata. Su quindi come è strutturata Wikidata, alcuni riusi che non ha mostrato Carlo, e soprattutto sì, come nasce e come è strutturata Wikidata. E poi lasceremo spazio, debito spazio alle domande che sono interessanti perché poi Wikidata è un mondo enorme, appunto un mondo enorme con 95 milioni di elementi, quindi appunto si potrebbe parlare di mille cose riguardo a Wikidata, quindi è anche interessante parlare di quelle che poi interessano effettivamente
più specificamente alle persone qui presenti digitalmente. Dunque, Wikidata appunto è un database, è un database che appunto struttura i dati in modo tale che poi possano essere variamente riutilizzati, variamente interrogati. La storia di Wikidata, che adesso vedremo brevemente, parte ovviamente da Wikipedia. Wikipedia, che appunto vediamo qui nella sua home page www.wikipedia.org, che poi sostanzialmente è una directory che ci permette di accedere alle Wikipedia nelle diverse lingue, che sono elencate qui sotto, divise all'incirca per dimensione, a seconda di questi scaglioni. Appunto, essendo che esistono diverse Wikipedia, esistono fin quasi dall'origine. La prima Wikipedia nasce nel 2001 ed è ovviamente Wikipedia in lingua inglese, nasce il 15 gennaio del 2001, quindi 20 anni e mezzo abbondanti fa. Già però nel giugno del 2001 nascono altre edizioni linguistiche di Wikipedia, nasce Wikipedia in tedesco, in francese, in italiano, in spagnolo e così via, e quindi alcuni argomenti, specialmente gli argomenti diciamo più importanti, cominciano ad essere presenti in più Wikipedia. Quindi adesso a volte prendo l'esempio Pisa, dove mi trovo, e la voce su Pisa, al di là che in italiano non brilli per evidentemente quantità di riferimenti bibliografici, la voce su Pisa è presente in un ampio numero di Wikipedia, come ad esempio insomma accade per le principali città del mondo, parliamo di varie decine di Wikipedia, e questo crea evidentemente un problema di interconnessione reciproca, perché in assenza di un punto centrale a cui fare riferimento, cioè il punto centrale blu che è Wikidata, che nasce nel 2012, cioè neanche 10 anni fa, anzi si è recentemente festeggiato il 9° compleanno di Wikidata, quindi siamo entrati nel 10° anno di vita di Wikidata. Ecco, prima di Wikidata la situazione era questa, era una situazione in cui le diverse Wikipedie comunicavano a ragnatela, e questo ovviamente rendeva particolarmente dispendioso qualunque modifica di questa ragnatela, cioè sia l'aggiunta di un nuovo punto, sia la modifica di un punto esistente, volendo anche la rimozione di un punto, che è un fatto più raro, però ecco, in generale qualunque modifica alla ragnatela doveva riflettersi su tutti gli altri punti, e quindi più la ragnatela era grande, più ne era costosa la manutenzione, che avveniva ovviamente tramite una serie di programmi automatici, ma questi programmi automatici andavano mantenuti, questi programmi automatici facevano un gran numero di modifiche che ovviamente, specie sui grandi numeri, avevano un peso anche da un punto di vista di spazio di archiviazione, e quindi appunto la soluzione di interconnettere tra loro le diverse Wikipedia, e non solo, anche gli altri progetti Wikimedia che non sono Wikipedia, tramite Wikidata ovviamente faceva risparmiare molta energia. Ancora più energia faceva risparmiare l'altro punto, che adesso torno a spiegare tramite la voce su Pisa. In italiano, come un po' in moltissime lingue di Wikipedia, esiste questo box a destra, questo infobox, cioè un box, una tabella informativa che in un certo senso potrebbe anche essere considerata l'antesignana dei knowledge graph di Google, che nascono dopo e svolgono una funzione molto simile alla fine, e cioè appunto questi box laterali, che sono anche forse uno degli aspetti più simbolici delle voci di Wikipedia, raccolgono informazioni strutturate relative all'argomento, che può essere ad esempio un luogo come Pisa, può essere invece un evento, può essere talvolta anche una persona, ad esempio i politici o gli sportivi. Ecco, questi box contengono delle informazioni sostanzialmente stabili, come possono essere, che so, l'estensione di Pisa o anche le sue coordinate, perlomeno le sue coordinate approssimative o la sua regione, sono dati sostanzialmente stabili. Altri dati sono inevitabilmente più o meno dinamici, come il sindaco, come gli abitanti, la densità di abitanti. Specie questi dati dinamici presentano ovviamente il problema di essere mantenuti aggiornati,
E questo problema, in assenza di un punto centrale, è un problema che ogni singola Wikipedia deve affrontare da sola. Ovviamente le diverse Wikipedie differiscono per grandezza della comunità e anche per interessi della comunità, perché ovviamente una comunità italofona ha maggiore interesse a tenere aggiornato un elemento su Pisa rispetto a una comunità parlante una lingua, ad esempio una lingua come l'arabo o come il cinese. Quindi appunto Wikipedia anche grandi magari, ma culturalmente e anche geograficamente molto distanti, ad esempio dall'Italia, potrebbero avere difficoltà a mantenere costantemente aggiornati i dati sul luogo italiano, per dire. E quindi ovviamente, come si può vedere, ad ogni voce di Wikipedia era associato un puntino di diverso colore, dove il verde chiaro starebbe a significare un aggiornamento ottimale, verde scuro un aggiornamento meno ottimale e l'assenza, evidentemente un'assenza dell'infobox, mentre invece appunto associare questi dati direttamente al punto centrale Wikidata permette in teoria, ma anche in pratica diciamo, alle diverse Wikipedie di usufruire di questi dati per ottenere un aggiornamento continuo e relativamente privo di fatica, anche perché i dati di Wikidata, ovviamente va detto, sono dati nativamente tradotti nelle diverse lingue. Cioè io su Wikidata ho dei concetti, adesso poi lo vedremo, ho dei concetti identificati da una lettera Q seguita da un numero, e a questa lettera Q seguita da un numero sono associate diverse etichette in diverse lingue, per cui io a qualunque concetto o entità, persona, entità luogo, entità quello che è, associo diverse etichette in diverse lingue, e quindi questo fa sì che anche appunto i dati presenti in Wikidata siano di fatto dati che hanno associate diverse etichette, e quindi io, cambiando lingua, di solito trovo sempre un equivalente già pronto, oppure lo posso aggiungere io. Appunto, Wikidata, essendo una e dovendo servire lingue diverse, è inevitabilmente un progetto multilingue, ed è un progetto multilingue che funziona anche perché appunto ci lavorano persone parlanti diverse lingue, anche se poi ovviamente c'è uno squilibrio verso determinate lingue piuttosto che verso altre. Da questo punto di vista possiamo dire che l'italiano non è messo male, la comunità italofona di Wikidata è comunque una comunità in percentuale, insomma anche come numeri assoluti, abbastanza forte, per quanto ovviamente si possa sempre migliorare. Quindi appunto su Wikidata ci sono 95 milioni di elementi. Noi adesso vedremo in particolare un esempio su un elemento di una persona, perché comunque diciamo, tra tanti tipi di elementi, gli elementi relativi alle persone sono, salvo ovviamente alcuni aspetti, tra i più semplici da gestire, perché mentre per un luogo posso pormi dei problemi, ad esempio sull'evoluzione storica di un luogo e quindi su come gestire una città antica rispetto a una città moderna, rispetto a un sito archeologico, cosa che mi è capitata e che tuttora diciamo si può ancora, è ancora perfettibile. Oppure sulle opere si può seguire opere, edizioni, si può dissentire su quale modello seguire, se seguire appunto IFLA LRM oppure adattarlo in determinati modi, eccetera. Quindi anche le opere sono un ambito su cui si possono avere alcuni dubbi. Le persone, salvo la gestione talvolta degli omonimi, sono, non tanto degli omonimi, volevo dire degli pseudonimi, e cioè appunto come gestire ad esempio una persona che su Wikidata ha un unico elemento, ma in determinati authority file ottiene più identificativi, uno per il nome e uno per ciascuno pseudonimo. Alcuni authority file lo fanno, però ecco, a livello generale gestire un elemento di una persona è una delle cose più semplici, e ovviamente capita anche molto di frequente. Ho scelto come esempio Aristide Quintiliano, scrittore antico, teorico della musica, che ha scritto in greco. Aristide Quintiliano, di cui stiamo vedendo la voce di Wikipedia in italiano,
Sotto questo titolo io vedo questo pezzettino che mi anticipa ciò che troverò su Wikidata per una mia impostazione personale dell'utenza. Vedete che io ho fatto il login, quindi sono in questo momento dentro Wikipedia e ovviamente sono anche dentro Wikidata con la mia utenza, che è una per tutti i progetti, quindi ho un'unica utenza che vale per Wikipedia, per Wikidata e per gli altri progetti Wikimedia, e appunto essendo dentro quella mia utenza posso personalizzare determinati aspetti della mia interfaccia e questo mi dà determinati vantaggi. Diciamo, si può lavorare su Wikipedia come su Wikidata anche senza avere un'utenza, però avere un'utenza conviene sotto molti punti di vista. Quindi appunto Aristide Quintiliano, questa è la voce di Wikipedia in italiano. In questa voce di Wikipedia in italiano vediamo già dei possibili usi di Wikidata qui in fondo, nella sezione collegamenti esterni e nel box controllo di autorità. Queste due sezioni sono derivate integralmente da Wikidata. Lo posso scoprire banalmente provando a modificare la sezione. Se io vado a modificare la sezione, cosa vedo? Vedo il titolo della sezione collegamenti esterni, vedo questa riga di testo, vedo quest'altra riga di testo e poi vedo i portali. Questo vuol dire che queste due righe di testo, collegamenti esterni e controllo di autorità, generano la prima questi quattro link e la seconda questo box controllo di autorità, che entrambi derivano da Wikidata. Quindi appunto Wikipedia in italiano sfrutta Wikidata per mostrare da un lato dei link di tipo o enciclopedico, come appunto Treccani Britannica, o per linkare a risorse bibliografiche a cui l'utente può probabilmente accedere, quindi OpenLOL, Open Library, e poi sfrutta sempre Wikidata per linkare a una serie di authority file, a partire dal VIAF di cui si è detto, l'ISNI, fondamentale in quanto identificativo riconosciuto dall'ISO, e poi una serie di authority file di rilevanza ritenuta alta per l'utente, come sono innanzitutto appunto Library of Congress, GND tedesco, BNF francese, poi abbiamo anche la Vaticana, abbiamo la Biblioteca Nazionale Spagnola, il CERL a livello europeo e poi WorldCat per vedere appunto un elenco di opere. Ci chiediamo perché non ci sia SBN, perché questo identificativo non ha una voce di autorità visibile dentro SBN, quindi appunto non è possibile linkare SBN come si diceva prima. Quindi Wikipedia in italiano sceglie di usare Wikidata in questo modo. Possiamo vedere come Wikipedia diverse possano fare scelte un po' diverse. Ad esempio Wikipedia in catalano decide di usare Wikidata sia per, come si può vedere, il controllo di autorità, in cui ci sono scelte minimamente divergenti, cioè più o meno gli identificativi sono gli stessi, qui mostriamo anche i norvegesi e gli svedesi, ad esempio in catalano. Viene mostrato anche questo identificativo che è l'enciclopedia catalana, quindi appunto viene mostrato ad esempio qui in modo un po' diverso da Wikipedia in italiano, dove c'era una sezione collegamenti esterni, qui invece il collegamento è integrato dentro il box controllo di autorità, ma soprattutto notiamo come qui ci sia anche un infobox che prende tutti i dati da Wikidata. Quindi questo è un infobox che prende tutti i dati da Wikidata, il che è visibile dalla matitina. La matitina è sempre un simbolo Ok, spero che Camillo, scusa, sì, che abbiamo perso. Ci credo. Da quanto? Da quando hai detto matitina ti sei perso. Ok, la matitina è un simbolo, infatti, per fortuna non per molto.
spero non riaccada. La matitina è un simbolo di possibilità di modificare dati provenienti da Wikidata, quindi la gran parte delle Wikipedie, quando mostra dati provenienti da Wikidata, li affianca con una matitina per mostrare appunto che provengono da Wikidata e che per modificarli bisogna andare là, cioè che non si possono modificare in locale, ma che se necessario vanno modificati su Wikidata. Volevo mostrare anche il caso di Wikipedia in greco, che è simile. Vedete qui Wikipedia in greco, che tra l'altro mostra anche i riferimenti presenti in Wikidata. Vedete, questo è un infobox che mostra dati provenienti da Wikidata e ci sono i riferimenti tratti da Wikidata. Questi riferimenti sono parzialmente tradotti. Ad esempio, Wikipedia in greco mi sa dire che la Treccani che io ho usato come fonte è in italiano, oppure che il RISM, Repertorio Internazionale des Sources Musicales, è una fonte in inglese, mi sa dire che la Grande Enciclopedia della Musica è una fonte in catalano, e che so, mi traduce questo pezzetto qua, che vuol dire consultato il 6 novembre 2021, viene tradotto in greco. Quindi anche il riferimento viene parzialmente tradotto in greco, per quanto possibile, insomma, per il pubblico greco. Mentre qui, ad esempio, non vedo il controllo di autorità, ma in realtà lo potrei aggiungere. Qui in fondo, vedete, manca il controllo di autorità, ma lo potrei aggiungere io. Ora non lo faccio sul momento, ma è fattibile. Mostriamo anche il francese, giusto per, sempre vedete l'infobox tratto da Wikidata con la matitina per andarla a modificare, e anche qui non è stato messo il controllo di autorità, però si potrebbe aggiungere, perché poi appunto basta intervenire per richiamare in modo facilissimo il controllo di autorità da Wikidata. Ora quindi che abbiamo visto un po' di esempi di uso di Wikidata dentro le diverse Wikipedie, entriamo in Wikidata. Io, come dicevo, ho questo pezzettino che diciamo voi non avete, ma tutti gli utenti hanno quest'altro punto, cioè io posso accedere all'elemento di Wikidata dalla barra di sinistra nella sezione che in francese si chiama Util, ma che ad esempio in italiano si chiama Strumenti, che appunto è la sezione Strumenti. Vedete, c'è il link, c'è sempre il link elemento Wikidata. Dove non c'è è perché la voce è molto recente, quindi non è stata ancora connessa a Wikidata, ma è solo questione di tempo. Entrando nell'elemento di Wikidata vedo più o meno quello che ha mostrato prima Carlo e che adesso io rivedo in modo leggermente più approfondito. Dunque, ogni elemento di Wikidata, come si può vedere anche dall'indirizzo qui in cima, ha un identificativo formato dalla lettera Q seguita da un numero. Qui il numero è molto basso perché l'elemento è molto antico. L'elemento è stato creato nei primordi di Wikidata, credo nel 2013, questo elemento, quindi molto antico. A questo identificativo Q seguito da un numero sono associate etichette in diverse lingue. Io, vedete, vedo due volte l'italiano, vedete, lo vedo qui l'italiano e lo vedo ovviamente anche qui dentro la tabella. Questa è una scelta precisa, cioè la lingua che io scelgo come lingua dell'interfaccia la vedo sia dentro la tabella sia qui in cima. Quindi appunto io avendo l'italiano come lingua dell'interfaccia lo vedo due volte, ma se lo voglio modificare vado da qui e qui posso modificare tutta la tabella, quindi potrei appunto modificare tutta la tabella. Vedo quindi l'italiano, il tedesco, il greco moderno, inglese, spagnolo, francese, latino, portoghese. Ovviamente trattandosi di un autore antico risulta anche evidente come sia importante distinguere le diverse forme nelle diverse lingue che per gli autori antichi tendono a divergere, quindi in questi casi appunto avere le diverse etichette è particolarmente importante, così come anche avere gli alias. Ad esempio qui in greco moderno si può usare o non usare l'articolo, quindi Aristide il Quintiliano o soltanto Aristide Quintiliano. La descrizione qui in mezzo mi dà ovviamente una breve descrizione di che cos'è l'entità descritta, in questo caso che cos'è la persona descritta, chi è stata la persona descritta. Quindi la prima parte dell'elemento, descrizioni e forme varianti del nome nelle diverse lingue. Questa selezione di lingue dipende da me, cioè io in quanto utente registrato posso scegliere quali lingue visualizzare in questa tabella.
Le altre lingue le posso visualizzare cliccando qui su tutte le lingue inserite. A questo punto vedo anche le altre lingue presenti, quindi vedete che vedo anche il bulgaro, vedo anche l'ucraino, il cinese e così via. State notando che io visualizzo Wikidata in italiano. Se voi entrate in questo medesimo elemento, lo vedrete in inglese, lo vedrete quindi così, adesso si carica, a meno che non abbiate fatto il login. Anche la possibilità, ecco, qui lo vedete in inglese, vedete anche i nomi delle lingue in inglese, inglese, English, German, Greek, eccetera, e vedete qui in cima l'inglese, vedete qui in cima l'inglese. Nel caso in cui appunto vogliate poter modificare la lingua dell'interfaccia, è necessario fare il login, e facendo il login si può modificare la lingua dell'interfaccia, avendo peraltro una scelta molto ampia di possibilità. Quindi, dopo etichette, descrizioni e alias, possiamo vedere, questo lo ignoriamo al momento, la seconda parte dell'elemento, che sono le dichiarazioni. Le dichiarazioni forniscono informazioni fattuali su che cos'è questa entità. Ovviamente informazioni fornite in modo strutturato. Quindi a partire dal fatto che si tratta di un essere umano, di sesso maschile, scendiamo un po', ecco Wikidata, come abbiamo visto prima, forse in realtà non l'abbiamo visto, Wikidata è un database molto flessibile che permette di gestire ad esempio informazioni contrastanti. Informazioni contrastanti come possono essere per una persona date di nascita divergenti, più o meno divergenti. Per Aristide Quintiliano c'è una certa divergenza, ad esempio qui abbiamo delle fonti che pongono la sua nascita nel terzo secolo e delle fonti che la pongono nel secondo secolo. In questo caso ho deciso di privilegiare la Biblioteca Nazionale Greca, quindi ho marcato come preferito, vedete qui la classificazione, classificato preferito il fatto che sia nato nel secondo secolo, e invece a classificazione normale il fatto che sia nato nel terzo. Ci sono dei luoghi di nascita, ci sono una data appunto di morte, anzi delle date di morte, dei luoghi di morte, le lingue di scrittura, il fatto che sia stato un teorico della musica. Ovviamente si discute anche sul floruit, perché appunto io posso indicare sia la data di nascita, ma posso indicare anche il floruit quando serve. E vedete, per convergenza della maggior parte delle fonti, pare che sia che il suo floruit sia da porsi nel terzo secolo. Posso ovviamente vedere tutte le fonti, vedete? Queste qui sono le diverse fonti che ha usato, che sostengono che il suo floruit sia da collocarsi nel terzo secolo. Poi abbiamo altre dichiarazioni, scendiamo un po' e passiamo alla terza sezione. La terza sezione è appunto quella fondamentale in un'ottica di linked open data, cioè la sezione degli identificativi, che mostra come la medesima entità, in questo caso la medesima persona, sia presente in database diversi. A partire dal WIAF, di cui abbiamo parlato, che per gli autori antichi ha notoriamente e in parte anche comprensibilmente dei problemi di clusterizzazione, di raggruppamento delle diverse biblioteche nazionali. Il caso più tipico è un cluster molto grande, di cui qui vediamo un'anteprima, vedete questo qui, questo qui è il cluster grande che contiene praticamente quasi tutte le biblioteche nazionali. Questa è un'anteprima che io vedo grazie a un'altra personalizzazione dell'interfaccia. Questo mostra sempre come avere un'utenza permette di fare comunque una serie di cose in più rispetto a non averla. Altri due cluster invece sono un pochino, diciamo, sono quelli che io chiamerei i coriandoli, cioè sono altre biblioteche nazionali che per qualche motivo restano isolate. Qui vediamo la Biblioteca Nazionale Francese isolata e qui vediamo la Biblioteca Nazionale Lituana anch'essa isolata. Wikidata ovviamente, mettendo questi tre via tutti connessi al medesimo elemento, diciamo dà un suggerimento abbastanza chiaro al via che forse andrebbero uniti. A me è capitato di mettere più via in un elemento e di vederli, diciamo, in un periodo di tempo più o meno lungo progressivamente uniti, quindi diciamo abbiamo comunque una prova empirica che il processo in questo senso funzioni.
più complesso è gestire i casi in cui il VIAF mette assieme in uno stesso elemento entità diverse, quelli sono casi decisamente più complessi da gestire e lì le speranze sono inferiori. Però, diciamo, la maggior parte dei casi sono casi invece di separazione della medesima entità in più cluster. In questi casi, bene o male, abbiamo speranza di una loro soluzione una volta che qualcuno li individui. Qualcuno possiamo essere noi o possono essere altri. E questo è il bello di un progetto collaborativo come Wikidata. Dopo il VIAF vengono le diverse biblioteche nazionali. Qui vediamo come anche l'ISMI sia stato tratto in inganno, direi, dal VIAF nel separare due entità diverse che sono ovviamente la medesima persona. Vediamo la Vaticana, una serie di biblioteche nazionali su cui adesso scorrerò più velocemente. Scorse le biblioteche nazionali, cos'altro vediamo? Vediamo siti come Babelio, che diciamo è un sito francese che parla di autori, ok. Vediamo biblioteche non nazionali, come ad esempio la Capitolare di Verona. Vediamo cataloghi di autori molto importanti, ad esempio per gli autori antichi come il CIRIS, che è un catalogo francese di autori antichi. Vediamo enciclopedie come la Britannica. Vediamo Google, Freebase era un database che Google aveva e che poi ha riversato in Wikidata e chiuso. Enciclopedie specialistiche come l'Enciclopedia della Musica Catalana, database di manoscritti, biblioteche di musei, come appunto la Biblioteca del Museo Galileo, altri database di manoscritti, NBM è un database di manoscritti, siti che contengono opere scansionate come OpenLOL, enciclopedie specialistiche, vocabolari controllati, il PACTOLS sarebbe un vocabolario controllato fatto dai francesi per quanto riguarda l'antichità classica, il RILM, sempre fondamentale per le fonti musicali, ancora biblioteche non membre del VIAF e poi più o meno possiamo concludere perché poi le tipologie sono sempre quelle che si ripetono, però appunto vediamo un insieme di tipologie molto ampio. In fondo, immancabili, i collegamenti alle diverse Wikipedie e agli altri progetti Wikimedia. In questo caso vediamo Wikisource in italiano che ci parlerà di Eriside Quintiliano, penso in particolare di opere in cui Eriside Quintiliano viene citato. Quindi appunto Wikidata raccoglie quattro tipi di informazione, raccoglie etichette e forme, quindi diciamo nomi preferiti e forme varianti più descrizioni brevi nelle diverse lingue. Quando dico diverse lingue parliamo di varie centinaia di lingue, almeno potenzialmente, poi anche in questo caso alcune lingue sono più utilizzate, altre meno, dichiarazioni, cioè dati fattuali su queste entità, identificativi che permettono di connettere queste entità ad altri database di tipologie molto diverse e in fondo ovviamente i link alle diverse Wikipedia e diversi progetti Wikimedia. Se io voglio aggiungere dati in Wikidata, la procedura è molto semplice, io vado su aggiungi dichiarazione, cerco la proprietà che mi interessa, che so, paese di cittadinanza, che per Aristide Quintiliano dovrebbe essere l'impero romano, quindi cerco poi, per impero romano lo standard è usare Roma antica per dire, quindi civiltà romana, e salvo. Poi posso aggiungere, che so, il periodo, a quel punto ecco l'impero romano si mette come periodo impero romano, evidentemente vissuto nell'età imperiale, quindi poi aggiungo anche periodo impero romano. A questo posso aggiungere ovviamente dei riferimenti, se il dato non è scontato. Ora, una persona vissuta in Grecia tra secondo e quarto secolo dopo Cristo evidentemente era cittadino dell'impero romano, ma se io voglio aggiungere un riferimento nessuno me lo vieta e anzi è sempre una cosa positiva. Poi appunto ho una dichiarazione esistente, posso andare a modificare, posso aggiungere qualificatori, che so appunto data di inizio, data di fine, per dire una persona può essere cittadina di uno stato fino a un certo momento e poi non più, oppure posso aggiungere riferimenti e quindi posso andare ad aggiungere riferimenti. Modificare Wikidata è, diciamo, sotto molti punti di vista più semplice che modificare Wikipedia, anche se magari all'inizio incute timore, però in realtà si tratta di fatto gestire un database che ha delle informazioni molto precisamente incasellate
e strutturate, è complessivamente più semplice che gestire una voce enciclopedica in cui bisogna scrivere tutto in forma discorsiva, in modo complessivamente che richiede più tempo e anche probabilmente maggiori conoscenze informatiche, ma in realtà forse neanche tante, però ecco, gestire Wikidata è estremamente semplice. Volevo mostrare alcuni esempi di riutilizzo di dati che non ha mostrato Carlo, mi pare non abbia mostrato alberi genealogici, qui ne vediamo uno che è l'albero di Carlo V, ora se lo mostro così si vede la visione d'insieme, poi si può ovviamente fare uno zoom, l'albero genealogico di Carlo V con nome che state vedendo in italiano, l'indicazione di sesso maschile o femminile, e data, cioè sì, data di nascita e di morte con immaginetta. Io sto vedendo le etichettine in italiano, ma le posso facilmente passare a qualunque altra lingua, tipo, che so, francese. Adesso si ricarica con l'etichetta in francese. Eccole qui. Qui vedete le etichette in francese. E poi posso, che so, cliccare su una persona e rivisualizzare l'albero genealogico a partire da quella persona. Quando lo ricarico passa di default all'inglese, ma io posso dirgli di tornare, che so, all'italiano e lui torna all'italiano. Mostriamolo. Quindi questo è un esempio di albero genealogico che io faccio usando dati di Wikidata. Questo non è l'unico modo in cui posso visualizzare un albero genealogico, ne mostriamo un altro, tanto per vedere che una volta che i dati sono presenti su Wikidata, riutilizzarli in un modo o in un altro è facile. Questo è un altro modo di visualizzare un albero genealogico che io avevo preparato, ad esempio, per Don Milani, perché questi dati li ho aggiunti io, quindi appunto poi avevo anche cercato di vederli visualizzati. Vedete Don Milani qui, e questo albero genealogico è carino perché permette anche di aprire o chiudere determinati pezzi, quindi io ad esempio posso aprire o chiudere i figli del fratello, posso aprire o chiudere il marito della sorella che vedete qui sotto, e poi posso risalire comunque abbastanza indietro perché risalgo fino a dove ho dati, cioè in questo caso fino al bisnonno che è Domenico Comparetti, importante grecista. E quindi poi anche qui vedete più o meno gli stessi dati, però visualizzati in un modo un po' diverso, e quindi appunto a seconda anche delle esigenze. Volendo, io potrei anche, se ne avessi le capacità, ideare un terzo modo di visualizzare questi dati genealogici, perché appunto una volta che i dati sono presenti, visualizzarli è solo questione di avere le capacità per creare un nuovo tipo di visualizzazione, o se no appunto ci si appoggia a visualizzazioni esistenti, che ce ne sono ormai molte e di tipi molto diversi, quindi appunto adatte a diverse esigenze. La generazione di linguaggio umano a partire da dati di Wikidata sta venendo esplorata, finora soprattutto per l'inglese, ma ci sono anche, diciamo, movimenti rispetto ad altre lingue. Questo è un esempio su Giuseppe Verdi che mostro abbastanza velocemente, in cui appunto vedete un breve testo in inglese generato a partire dai dati di Wikidata, vedete anche le diverse forme del nome tutte riunite qui su poche righe, che sono comunque una visione piuttosto interessante, l'immagine qui in grande a destra, e poi vedete gli identificativi in ordine strettamente alfabetico qui sotto, la firma, insomma è carino. Questo è appunto un esempio di generazione di linguaggio umano a partire da Wikidata. Entity Explosion l'ha citata Carlo. Se cercate Entity Explosion su Google, penso che sia proprio il primo risultato, se no mettete Wikidata per sicurezza e il primo risultato sarà questa pagina, quindi appunto non avete problemi, da qui trovate i link per attivarlo sia su Chrome sia su Firefox, quindi appunto Entity Explosion è un'applicazione molto interessante per quanto riguarda appunto la scoperta di altri database che parlano della stessa entità di cui io mi sto interessando. Apro una piccola parentesi, Toby Hudson è chimico, anche Wojciech Dostalki che ha citato Carlo, in realtà non è un bibliotecario, ma è un biologo che ha a lungo lavorato con la Biblioteca Nazionale Ceca appunto come utente di Wikidata, ma di fatto lui studia biologia all'Università di Praga, ed è
una persona molto molto in gamba, chiudo parentesi, quindi appunto su Wikidata lavora una comunità molto variegata e anche i biologi, io spesso lavoro con un chimico, possono dare importanti contributi ed elementi di nostro interesse, io poi nella vita studio filologia classica, quindi figurarsi. A questo punto vediamo anche un'altra possibilità di riutilizzo dei dati, che in questo caso è un riutilizzo a fini statistici. A fini statistici si possono riutilizzare i dati, ad esempio per vedere, come prima Carlo ha mostrato, delle visualizzazioni ad esempio di quali erano le date delle opere presenti nelle singole biblioteche del COBIS. Attraverso Wikidata io posso per esempio vedere e confrontare diversi cataloghi su il secolo di nascita dei loro autori. Quindi posso vedere che so che una biblioteca come questa ha più autori nati nel 1900 e qualcosa rispetto a questa qui di sinistra, e questa qui di sinistra ne ha ancora di più di questa qui di destra. Ovviamente, diciamo, statistiche di questo tipo, mentre quelle che ha mostrato Carlo presumo fossero fatte sull'interezza delle opere presenti nei cataloghi, queste statistiche qui non sono fatte sull'interezza degli autori presenti in questi cataloghi, perché questi cataloghi al momento sono connessi a Wikidata per metà o forse anche meno. Quindi ovviamente sono statistiche che in futuro potrebbero sensibilmente cambiare, perché nulla ci dice che l'altra metà degli autori ancora non connessa a Wikidata siano autori nati nel Novecento. E quindi appunto tutte queste statistiche sono tanto più rilevanti quanto più i dati sono completi, quanto più la connessione ad esempio del catalogo esterno con Wikidata è completa. Di queste statistiche se ne possono fare di molti tipi, ad esempio un'altra statistica, per dire, qui ne ho alcune, era quella sulla connessione con dizionari biografici tramite Wikidata, che è una statistica molto interessante, che ci mette un pochino più di tempo a caricarsi, per dire che so, questo è un catalogo, ad esempio, in cui vediamo che c'è un buon terzo di entità che ha un dizionario biografico connesso, un altro quarto di entità più o meno ne ha due dizionari biografici connessi e così via. Quindi appunto ci dà anche un'idea ad esempio dei dizionari biografici a cui posso connettere il mio catalogo, che è un dato interessante, perché appunto i dizionari biografici possono essere una buona fonte per il lettore per approfondire i dati relativi a una persona. Ovviamente anche queste statistiche, ripeto, sono condizionate dal fatto che questi cataloghi sono solo parzialmente connessi a Wikidata allo stato attuale, però sono statistiche pur sempre interessanti. L'ultima pagina che mi ero preparato, anzi no, direi la penultima pagina che mi ero preparato, è un progettino che ho concluso dopo alcuni mesi, giusto qualche giorno fa, quindi lo mostro, diciamo, Wikidata a fini prosopografici, cioè Wikidata per, ad esempio, indagare informazioni relative a un insieme in qualche modo omogeneo di persone. In questo caso parliamo delle persone che hanno studiato alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, che per fortuna sono un po' più di 400, quindi sono un numero umanamente gestibile da una sola persona. La Scuola Archeologica di Atene ha avuto la gentile idea di pubblicare questa lista in questa pagina, cioè proprio è una pagina web non particolarmente strutturata, in cui si parte qui dal fondo dal 1910, si arriva al 2021, cioè a quest'anno, e verosimilmente tra qualche mese si arriverà al 2022. Tutte queste persone hanno un nome, un'occupazione, o magari due, ma di solito un'occupazione associata, un anno di nascita e un anno di morte, e un link, non sempre, ma spesso un link di approfondimento, che per persone un po' più antiche è ad esempio il dizionario biografico degli italiani o a siti comunque biografici, mentre per le persone più recenti, se io salgo qui in cima, è di solito un link ad accademia.edu nella stragrande maggioranza dei casi. E per ogni persona, soprattutto appunto, vedete, abbiamo un anno di nascita,
e quando serve anche un anno di morte, che è un'informazione comunque molto interessante per una serie di motivi. Ecco, io ho preso questa lista e una persona per una ho creato gli elementi di Wikidata e ho cercato di arricchirli al meglio delle mie capacità. Il risultato viene mostrato da questa serie di query, di cui adesso aprirò alcuni esempi, che permettono di indagare diversi aspetti di questa lista di persone. In realtà queste query ovviamente non sono le uniche che si possono fare, sono le prime che mi sono venute in mente, ma altre si potrebbero fare, o anche se mi vengono in mente le possiamo fare in diretta, più o meno dovrei essere abbastanza in grado di scriverne almeno alcune. Allora, partiamo da qui, si dovrebbero caricare abbastanza in fretta. Questa è una lista semplicissima con corrispondenza tra elemento e nome della persona, proprio semplice semplice, niente di più, niente di meno. Vedete che ci sono 433 persone. Chiudiamola. La seconda è questa qui, già più complessa. Questa qui mi fornisce in un formato però strutturato, a differenza della pagina del sito che ho aperto prima, il dato su elemento, nome della persona, anno di nascita, anno di morte quando serve, data di inizio e di fine del soggiorno alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, partendo, in questo caso ho detto di partire dal più antico, quindi da Giorgio Levi della Vide e da Amedeo Maiuri, fino a giungere al 2021. Vedete qui le persone del 2021, che ovviamente per fortuna non sono ancora morte. Di tutte queste persone, appunto, vedete quindi il dato su nascita, eventuale morte, eccetera. Questo, diciamo, è ancora una visione piuttosto simile a quella che ottenevo da quella pagina del sito, tuttavia è una visione strutturata che io, ad esempio, potrei scaricare come foglio Excel. Vedete qui la possibilità di scaricare in TSV e in CSV, che sostanzialmente vuol dire scaricare come foglio Excel, e che potrei quindi poi ampiamente riutilizzare. Altre query mi forniscono una visualizzazione un po' diversa. Questa qui a me piace molto, la mostro sempre. Mi permette di vedere i luoghi di nascita ed eventualmente di morte, quelli di morte in arancione, quelli di nascita in blu, di queste persone. Ovviamente questo dato io non l'ho trovato su quella pagina, perché avete visto non c'era, l'ho cercato in internet, devo dire l'ho trovato in un numero di volte abbastanza alto, non ovviamente in tutti i casi, quindi in questo caso vi sto mostrando un qualcosa di inevitabilmente incompleto, che tuttavia dà un'idea interessante di dove sono nate e morte queste persone. Poi ovviamente alcuni punti si aprono ampiamente, tipo vedete che su Roma penso sia il luogo in assoluto che raccoglie più nascite e più morti in assoluto, però appunto mi dà comunque un'idea abbastanza chiara. Vedete quanti posti della Sicilia, peraltro non me ne ero reso conto, mi dà un'idea abbastanza chiara della distribuzione geografica della provenienza di queste persone. Quindi appunto questa è una visualizzazione appunto interessante che io tramite quel sito non avrei potuto ottenere e che invece ottengo avendo cercato innanzitutto questi dati e avendoli poi riportati in forma strutturata su Wikidata. Se io voglio andare ad approfondire, qui ci sono le persone Sassari, posso entrare in un elemento e vedere più specificamente, ad esempio, da dove l'ho presa questa fonte, perché uno si può chiedere da dove l'ho presa questa fonte. Allora io entro nell'elemento e vedo che, ad esempio, la informazione che questa persona è nata a, no, anzi è morta a Sassari. Ah, è morta a Sassari e non c'è la fonte. Perfetto, ho proprio beccato il caso in cui non c'era la fonte. La dovrei cercare adesso. Wow, ero convinto di averla messa tutta. Beh, questo è proprio l'esempio peggiore. Vediamo un po' se c'è qua dentro la fonte. Mi sono semplicemente dimenticato di riportarla. Scusate per l'intermezzo non previsto. Qui non c'è. Che peccato. È morto genericamente in Sardegna. Ok. Vabbè. Poi indago e vi prometto che entro stasera questa fonte ci sarà. Strano. Comunque, ecco, facciamo l'altro esempio della persona morta a Sassari, questo insomma ci sarà, Ercole Contu, nato nel 24 e morto nel 2018, quindi qui la descrizione non è aggiornata, nato nel 24 e morto nel 2018, ok, e vedete che la fonte è
l'Università di Sassari che lo dichiara, e vedete qua la fonte invece Wikipedia in italiano, beh, non proprio ottimale, diciamo quando la fonte Wikipedia si può sempre migliorare, qui lo dice che è morto a Sassari, vediamo un po', dunque mi sa che non lo dice, beh allora li miglioro entrambi entro stasera, perfetto. Chiudendo questo intermedio, vediamo cos'altro si può fare con i dati di Wikidata. Allora, questa invece è una visualizzazione molto interessante del numero di identificativi per gli allievi della Scuola Archeologica Italiana di Atene, quindi sostanzialmente a quanti siti ciascuno di quegli elementi è connesso. Vedete, qua ce ne sono 32 che non hanno siti a cui sono connessi, quindi che io non ho trovato veramente da nessuna parte se non in quella pagina. Già saliamo a 48 che sono connessi ad almeno un sito, che di solito è il catalogo della biblioteca della Scuola Archeologica Italiana di Atene, ma poi vedete che abbiamo un numero molto alto di persone che sono connesse a tanti siti, cioè a 10 siti abbiamo 7 persone, a 11 ne abbiamo 8, a 12 ne abbiamo 17 e così via, fino a poi a questa coda ovviamente più bassa. Però appunto il numero di siti a cui si connettono queste persone è tendenzialmente piuttosto alto. E quindi appunto anche questo ovviamente è frutto del lavoro che è stato fatto su Wikidata, che è stato un lavoro abbastanza lungo. Un'altra visualizzazione possibile invece è questa qui, cioè io posso vedere a quali siti si connettono queste persone e quindi vedete innanzitutto il VIAF qui in cima con 406 occorrenze, il catalogo della biblioteca, che il catalogo della biblioteca della Scuola Archeologica Italiana di Atene, ovviamente con 373 occorrenze, quindi comunque piuttosto alto, a cui seguono WorldCat, varie biblioteche membri del VIAF e biblioteche non membri del VIAF, come ad esempio URBS, che è un insieme di biblioteche di Roma che non sono membri del VIAF, oppure anche l'Istituto Svedese a Roma o l'Accademia Americana a Roma e così via, e poi io posso scendere in questa lista e vedete che ci sono tante entità che si connettono, vabbè, spesso una sola volta, ad autori che appunto hanno frequentato la Scuola Archeologica Italiana di Atene per un totale di 164 siti distinti, che è un numero insomma consistente. E poi c'era ancora qualche visualizzazione qui sotto, come, ecco, questa qua era un grafico con numero di identificativi esterni che più o meno mostra in forma diversa quel grafico invece lineare che vi ho mostrato prima, l'occupazione di queste persone con archeologo nettamente prevalente, seguito da architetto altro, cioè okay, altro, e poi appunto professore universitario, storico dell'arte. Professore universitario non è usato sistematicamente, potrebbe essere più alta, è che professore universitario è ancora usato in modo poco sistematico, per esempio appunto avete storico dell'arte, storico dell'antichità e così via. E vedete anche ad esempio un grafico delle intersezioni col catalogo della biblioteca loro, e quindi appunto vedete che la gran parte degli autori, tre quarti, è presente nella loro biblioteca, e altre indagini si potrebbero fare facendo ulteriori filtri e così via. A questo punto, diciamo, questo è un caso di studio interessante perché appunto, essendo che la connessione è completa, cioè la lista delle persone è completa, e anche io ho visto gli elementi uno per uno, più o meno in questo caso vediamo su un set di dati molto piccolo le potenzialità di Wikidata più o meno, diciamo, a un livello espresso a un livello abbastanza alto. L'ultimo link che volevo mostrare è banalmente il link del nostro gruppo che coorganizza questo evento, il gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, fondato da noi cinque, tra cui appunto Carlo e me, che si ispira al gruppo statunitense LD for Wikidata, Linked Data Affinity Group, e con cui abbiamo fatto una serie di attività e continuiamo a fare una serie di attività, di cui poi generalmente trovate anche le registrazioni qui trovate le varie attività che il gruppo ha svolto e sta svolgendo. Questa è la pagina che vi ho mostrato, qui ci sono altre pagine di altri progetti in corso, qui ci sono gli eventi e così via, in fondo ci sono i canali sociali e il gruppo su Telegram, la pagina del sito dell'Università di Pavia,
E quindi e in cima invece c'è la menzione della mailing list, qui c'è la menzione della mailing list in cui vengono comunicate tutte le attività del gruppo, quindi se siete interessati iscrivetevi. A questo punto io direi che smetto di parlare e lasciamo spazio ampio alle domande. Vi ringrazio. Grazie Camillo. Vediamo se c'è qualche domanda, se li abbiamo stesi tutti. Speriamo di no. Potete fare una domanda online se volete, oppure potete scrivere in chat, fate come preferite. Esatto, sì, assolutamente. Innanzitutto chiedo scusa, io non sono riuscita a salutarvi all'inizio, sono Tiziana Grande, presidente della IAM Italia, e vi ringrazio per questa collaborazione e per questo, per questo primo incontro. E, per me è tutto nuovo, ci tengo a precisare, e quindi dopo uno smarrimento iniziale devo confessare che alla fine ho però intuito e incominciato a intravedere quante possibili cose utili questo che voi ci avete mostrato per il nostro settore potrebbe, quante strade nuove potrebbe aprire, ecco. E, mi veniva in mente adesso, ma la butto lì, e, anzi ditemi se ho capito bene, e io lavoro alla biblioteca del Conservatorio di Napoli, dove tra l'altro c'è anche un archivio storico, e dove uno dei nostri interessi da sempre sarebbe quello in qualche modo di ricostruire un po' l'elenco di tutti coloro che hanno studiato, per esempio, presso non solo il nostro conservatorio, ma addirittura gli antichi conservatori napoletani, di cui conserviamo gli archivi storici. E quindi, e anche seguire un po' le carriere di queste persone. E quindi mi sembra, se ho capito bene, che effettivamente questa potrebbe essere veramente una possibilità molto interessante. Il problema è sempre quello del lavoro che c'è dietro a tutto ciò. Che però effettivamente nelle istituzioni quali i conservatori, per esempio, ormai sono istituzioni di alta formazione, potrebbe esserci anche una bella manodopera, diciamo, sì, fatta dagli studenti, che in qualche modo all'interno. La verità è che non ci sono molti spazi per la ricerca nei conservatori, e quindi alla fine si riesce diciamo che il tempo dei corsi accademici sono appena appena sufficienti veramente già per riuscire ad avere una formazione sufficiente appena sufficiente per insomma per questo tipo di studi, e i tempi per impegnare gli allievi anche nella ricerca, forse diversamente dall'università, dove forse c'è un po' di margine in più, nei conservatori dove l'insegnamento è veramente molto pratico, e insomma inutile che io lo stia a dire, diventa un po' difficile. Però individuare delle persone che possano avere un interesse per queste cose e incominciare a fare un qualche progetto pilota potrebbe essere un qualcosa molto interessante. Assolutamente sì. Allora, io rispondo solo almeno al primo punto, poi se Camillo vuole intervenire anche sul resto, liberissimo. Il primo punto era cosa abbiamo voluto fare oggi, no? Perché un po' penso che, come dici tu, Tiziana, vi possiate anche essere spaventati. In realtà oggi vuole essere soprattutto una vetrina. Se qualcuno non ha capito come si fa, ha capito bene. Non abbiamo detto come si fa. Abbiamo solo voluto far vedere cosa si può fare.
per vedere come si fa ci vuole più tempo di un pomeriggio come questo, chiaramente. Ci vuole molto più tempo, ecco. E quindi anche l'idea che avevamo concordato con Patrizia era: facciamo una vetrina, presentiamo quali sono le possibili cose che si possono fare, e poi eventualmente se, da cosa nasce cosa, se c'è interesse. E in questo senso anche c'è il contributo di venerdì. Venerdì prossimo si mette mano proprio a un progetto specifico, quindi si vede nella realtà dei fatti quello che può succedere. Ecco, quello che io e Camillo abbiamo anticipato, ecco, su due versanti diversi, poi lo vedrete effettivamente, penso, quindi è inutile anche che lo approfondiamo oggi. Su questo volevo essere chiaro, quindi oggi abbiamo voluto solo presentare le varie possibilità, le potenzialità, che credo abbiate capito che sono molte, ecco, non sono poche. E l'altra cosa che volevo aggiungere è chiaramente un progetto come quello a cui accennavi, dell'archivio delle persone che hanno consultato, della carriera che hanno fatto, eccetera, è l'ideale. Diciamo, come avete visto, il tipo di visualizzazioni che possiamo avere è molto ampio, e sicuramente una, non so se Camillo l'ha fatta vedere, non ricordo di preciso, ma è possibile visualizzare anche degli eventi su una linea del tempo. Quindi anche, non so, io stavo lavorando a titolo proprio di gioco, non era proprio un vero e proprio lavoro, ma stavo lavorando alle lettere di Ponchielli per vedere quali sono gli argomenti delle lettere che cambiano e come cambiano nel tempo. A seconda di quando c'è la rappresentazione, Ponchielli parla di un'opera o di un'altra con Bortolo Piatti. Quindi sono cose che si possono assolutamente fare. Naturalmente ci vogliono i dati, e un'altra sottolineatura che vorrei dare è che ci vogliono i dati di partenza, che poi devono essere lavorati in questo modo, e poi si ottengono i risultati che abbiamo detto. Però appunto molto spesso i dati li abbiamo già, semplicemente ci manca il passaggio di averli messi nel modo corretto. Ecco. E questo è il pezzo che, di cui stiamo parlando oggi. Ecco. Cambiando un po' le cose come stanno rispetto ai dati, si può arrivare a risultati di tipo diverso. Ecco. Comunque, avere questo primo approccio, diciamo, a quella che è anche proprio la struttura che c'è dietro, era fondamentale, perché sennò penso che non avremmo capito venerdì di che cosa si stava parlando effettivamente, perché saremmo andati direttamente sul pratico senza capire la struttura retrostante. E per quanto riguarda progetti, figuriamoci, penso che nelle nostre istituzioni ne possano venire in mente veramente tantissimi. Probabilmente, di questo chiedo conferma, sarebbe opportuno iniziare da progetti, diciamo, contenuti, piccoli, per capire come, anche per fare un po' di pratica e per avere anche in qualche modo una visualizzazione di risultati, un numero Assolutamente. gestibile di dati, insomma, perché poi veramente se no. Se Camillo ha fatto un progetto da 400, io il primo che ho fatto era da 200, tanto per dare Camillo è molto più avanti di me, e lui ha fatto un progetto da 400, quindi bisogna partire con calma, capire bene come funziona, dopodiché si passa, ovviamente si può passare a progetti molto più ampi, insomma, ma è chiaro, l'ideale è partire con un progetto pilota, cioè individuare un piccolo fondo che sia sufficientemente piccolo da consentirci di arrivare alla fine del percorso, così almeno il percorso l'abbiamo delineato. Dopodiché si decide, ecco, anche in base alla manodopera che si ha, insomma, ecco, quindi alla quante persone ci sono che ci lavorano, eccetera. Quindi, ed è un progetto che va costruito progressivamente. A partire dagli aspetti fondamentali, che sono quelli di identificare bene l'entità, perché questo è il meccanismo che fa funzionare tutto, e poi arricchendo progressivamente i dati, insomma, a seconda di quello che si ha, del tempo che si ha, delle persone che ci lavorano, degli Chiaro. obiettivi che ci si dà, eccetera. Ovviamente preciso, per quanto io abbia mostrato casi di fonti sempre online, una fonte di un'informazione che viene inviata può anche essere un libro, quindi
nulla impedisce di usare anche libri come fonti per i dati presenti in Wikidata, comunque appunto fonti solo cartacee, anche riviste solo cartacee e così via, certo, possono essere usate come fonti per dati presenti in Wikidata. E l'idea di cui si diceva prima di coinvolgere manodopera di persone, giovani, studenti, io sono perfettamente d'accordo. Adesso recentemente abbiamo anche avviato un progetto piuttosto ambizioso e ampio per la mappatura di sostanzialmente tutto il personale di ricerca italiano dentro Wikidata, contemporaneo o diciamo della contemporaneo o quasi contemporaneo, comunque insomma, sono tutte persone nate al massimo negli ultimi anni della prima metà del Novecento, se no tutte persone nate nella seconda metà del Novecento o tra un po' anche nei primissimi anni 2000, tra non molto. E questo progetto l'abbiamo avviato perché appunto si tratta di personale di ricerca che afferisce in massima parte a università italiane e su cui quindi speriamo di poter avere in un futuro più o meno prossimo anche la collaborazione, magari attraverso l'ente di intermediazione delle università e, che so, dei dipartimenti per servizio di valutazione della ricerca o dei bibliotecari o dei docenti di biblioteconomia o di chi per loro, insomma, di avere attraverso qualche intermediario anche la collaborazione di qualche studente universitario. Per cui appunto l'idea di coinvolgere persone giovani assolutamente, anche perché poi appunto sono un numero molto maggiore di quanto non potrebbero essere i bibliotecari o gli amministrativi o insomma sì, hanno anche una maggiore dimestichezza col mezzo, sì, diciamo, e anche quello, sì, anche quello, sì. Bene, molto interessante. Non so se qualcuno dei colleghi vuole chiedere qualche altra cosa. Abbiamo tempo fino alle 6:30, quindi con piacere fate domande. Anch'io volevo ringraziarvi, io sono stata un po' promotrice, insomma, di questo incontro, proprio perché mi sembrava importante, soprattutto nelle biblioteche musicali, introdurre, diciamo, questa possibilità. E per esempio un progetto molto più limitato, ecco, che mi veniva in mente, invece riferendomi al mio conservatorio, quello di Piacenza, che è molto più piccolo ovviamente di quello di Napoli, è per esempio lavorare sui docenti di composizione e collegarli anche con le opere, quindi parliamo quindi di un periodo così molto più recente ovviamente. Di persone che molte delle quali magari sono comunque poco conosciute e che hanno lasciato tracce, diciamo, della loro attività all'interno del conservatorio. E quindi, ecco, potrebbe essere sicuramente un progetto così, che non ha, almeno nel caso di Piacenza, così dei un'ampiezza eccessiva, e che però permette così di mettere dei tasselli, anche se appunto in quello che volevo chiedervi, molte di queste persone in realtà hanno pochissime fonti, riferimenti bibliografici, se non magari proprio l'opera conservata, l'opera conservata appunto nel, scusate, in conservatorio. Comunque è prevista un'eventuale successiva integrazione anche da altre enti o da altre fonti? Non si sa mai, cioè spesso le opere arrivano più lontano di quanto uno non penserebbe. Capita di trovare connessioni strane, che so, un autore italiano presente in una biblioteca italiana e in una biblioteca serba, cioè mi è capitato, quindi non si può mai escludere. Però sì, in generale basta anche una sola fonte autorevole, che so, magari probabilmente quelle opere almeno in qualche modo sono filtrate anche dentro SBN, si spera, quindi anche se poi SBN ha vari problemi, però insomma, secondo me si può fare. Carlo? Sì, una delle idee principali di progetti di questo tipo è il fatto di poter pubblicare dei dati su qualcuno su qualcosa di interesse, possiamo dire qualcosa, anche se poi spesso cadiamo sulle persone, su qualcosa di interesse nella speranza motivata che qualcun altro faccia un progetto del genere per i propri dati e scoprire poi, come dicevo, grazie all'effetto che ha la pubblicazione di LinkedIn Open Data, scoprire poi che si può vedere di una persona molto di più di quello che si sapeva. Cioè
la tipica ricostruzione di tutti gli aspetti di un'entità, di una persona, da tanti punti di vista, perché magari qualcosa è conservato in una biblioteca, qualcosa è conservato in un museo e qualcosa è conservato in un archivio, ma noi questo non lo sappiamo. Fino a che le varie istituzioni non liberano i propri dati, noi non sappiamo se poi ci sarà qualcosa. Se noi siamo i primi a mettere a disposizione, possiamo scoprire poi con il tempo che qualcuno ha aggiornato, ha aggiunto, ha arricchito quello che avevamo fatto noi, senza che ci fosse necessariamente un coordinamento precedente. Ecco, questo è uno degli aspetti, secondo me, anche più interessanti del lavoro. Poi gli italiani tendono a pensare: io aspetto che lo faccia qualcun altro, poi mi aggiungono, però qualcuno deve partire, se no guardiamo sulla parte. Oh, magari qualcun altro già ha fatto qualcosa su personaggi, esatto, che noi comunque abbiamo nelle nostre istituzioni e noi non lo sappiamo. Verosimilmente qualcosa dell'archivio ricordi si intersecherà, per esempio. Ecco, sì, infatti. È stata un'importazione grossa, quindi qualche intersezione probabilmente ci potrebbe essere. Sì, ma di questa cosa dell'importazione grossa, poi appunto ci sarebbe da capire meglio, perché comunque le nostre biblioteche hanno in ogni caso già aderito a progetti, fosse solo a SBN, in maniera, per esempio, in maniera abbastanza consistente. La musica è molto presente in SBN, sì, quindi ci sarebbe anche una delle parti di qualità più alta, credo. Infatti, ci sarebbe anche da capire se insomma un progetto vale la pena che insomma individuasse proprio già qualcosa di già presente, in effetti, e se non so, questa questione dell'importazione di cui parlavi, per forse sì, la capiremo quello che si meglio vedrà venerdì. Quello che si vedrà venerdì, poi la capiremo meglio venerdì e certamente Tiziana, tu vai a integrare i dati. Tu potresti avere, non so, prendiamo 100 persone che ti interessano, può darsi che 80 siano già state, per qualche motivo che non sappiamo, create da qualcun altro, 20 invece no. D'accordo, 20 invece sono tue. Quando trovi le tue 20, se vuoi integrare i tuoi dati in Wikidata, sarai tu che creerai quei 20 elementi per arrivare al tuo 100, d'accordo? 80 o 30 o 50, a seconda del tipo di ambito in cui ti muovi, ma non lo sai mai quando parti. Ah, ecco, certo. Cioè, diciamo che se fosse una catalogazione partecipata non sappiamo quanto c'è, ecco. Certo. E poi è sempre, soprattutto adesso, è molto a macchia di leopardo, quindi puoi trovare magari per un periodo una grandissima ricchezza di dati e per un altro periodo invece quasi niente. E tu hai la possibilità di integrare, nel momento in cui vai a pubblicare le tue cose, hai due possibilità: o ti collega un'entità già esistente, allora semplicemente dici: questa entità è la stessa che da me si chiama AXY. Mm. E se invece non c'è, tu la crei e poi dici: questa è la stessa che da me si chiama YZQ. Mm. E quindi il primo a creare sei stata tu, e tutti gli altri sapranno che c'è qualcos'altro anche da te. Tutti gli altri che andranno a cercare a fare la stessa operazione la troveranno, perché tu degli altri 80 sai chi ha creato cosa, dove ci sono informazioni disponibili, e quella entità è già esplorabile e diventerà anche la tua una delle fonti esplorabili a partire da quell'entità, nel momento in cui ti colleghi, altrimenti sei la prima. Infatti Camillo aveva mostrato anche una situazione in cui c'erano identificate per la scuola di archeologia, c'erano elementi che avevano nessun identificatore, alcuni che ne avevano soltanto uno, che evidentemente, diciamo, qualcuno ha pubblicato quei dati, e avanti così. Di solito era il catalogo della loro biblioteca, che peraltro da quella pagina non era connesso, l'abbiamo connesso noi, cioè adesso c'è una corrispondenza, cioè per tutti gli allievi che hanno almeno un'opera dentro il catalogo della loro biblioteca c'è una connessione tra l'elemento di Wikidata e la loro biblioteca. Posso vedere tutti gli allievi della scuola archeologica di Atene che hanno almeno un'opera nella loro biblioteca, cosa che prima non avrei potuto fare, per dire. Il Dipartimento di Musicologia dell'Università di Pavia ha avviato qualche progetto?
Cioè io, dopo Wikidata che mi cerchi le biblioteche. Uno dei progetti a cui sto lavorando di più è quello del gruppo Wikidata. Cioè, l'idea, secondo me, cioè, quello che sto perseguendo con la collaborazione, come vedi, molto più valida, ho collaboratori molto più validi di quello che sono io, è quello di promuovere la conoscenza di queste possibilità. Questo è il progetto principale che abbiamo. Poi, relativamente ai dati, ho moltissime idee, ma pochissimo, come dici tu, manodopera. Io non ho studenti che si occupano di questa cosa, perché per un motivo o per l'altro, chi segue i miei corsi diciamo, se sono della magistrale, sono più orientati alla storia dell'arte che alla biblioteconomia, quindi non seguono molto questo filone. L'altro corso è un corso per matricole, per cui non hanno ancora una visione chiara di quello che vorranno fare, per cui di fatto io di manodopera per lavorare su progetti specifici non ne ho. Il progetto di Ponchielli l'ho fatto come laboratorio. Un giorno ho fatto un laboratorio su Wikidata e quindi ho fatto mettere circa una decina di lettere a ciascuno studente e ho fatto vedere quello che veniva fuori. Quindi è proprio un progetto di base, così. Lettere che sono pubblicate a stampa, quindi per me è stato relativamente facile anche mettere i riferimenti, che è un aspetto fondamentale del lavoro. Come nell'authority work è fondamentale dire quali sono le fonti su cui ci siamo basati per scegliere la forma preferita o le regole che abbiamo seguito. Anche su Wikidata abbiamo una particolare attenzione appunto a riferimenti che sostengano la validità di un dato, proprio perché poi si va a discutere quale di queste fonti è più importante. Cioè negli authority file delle biblioteche si lavora sapendo che c'è una lista di preferenza, cioè guarderò prima la Library of Congress, poi magari guardo SPN o viceversa e mi baso su quello e quello diventa il mio, no? Però questo deve essere se si va fuori dal proprio authority file deve essere formalizzato e i riferimenti hanno questo scopo. Comunque appunto all'interno del dipartimento non ci sono progetti di questo tipo, se non diciamo uno dei progetti è quello di Ponchielli che sto cercando di portare avanti, e l'altro che mi interesserebbe fare è quello dei ricercatori del dipartimento. Cioè pubblicare i dati relativi a tutti i ricercatori del dipartimento attuali e passati e alle loro pubblicazioni per creare delle forme di visualizzazione del lavoro. Una cosa che non ho mostrato, perché ovviamente il tempo era poco, se c'è curiosità poi la faccio vedere, è la possibilità di analizzare la produzione scientifica o di una persona o di una rivista o di un dipartimento, ma anche mettere a confronto due persone, mettere a confronto due riviste, mettere a confronto due dipartimenti riguardo alla loro produzione. Questo ovviamente presuppone di aver importato prima tutte le persone del dipartimento e poi la loro produzione scientifica. E poi la loro produzione scientifica e aver assegnato ogni articolo le parole chiave che servono poi per visualizzare l'argomento, eccetera. Insomma. Sì, non è un lavoro facile. Il progetto che ho in corso per il dipartimento è questo e partirei da Iris. Non so se i conservatori hanno Iris, non credo. Iris, che è fornito da Cineca, che sarebbe il deposito istituzionale dove tutti devono caricare i dati della propria produzione scientifica. No? Questo è diventato un obbligo per la carriera, perché è legato alla VQR, alla valutazione dell'università nel suo complesso, e quindi posso sfruttare il fatto che tutti i miei colleghi sono costretti a mettere le proprie pubblicazioni e quindi ho dei dati aggiornati su cui posso contare, d'accordo? E li posso, ovviamente la cosa migliore è prendere dei dati già esistenti, se ci sono, e lavorarli piuttosto che costruirli da zero, e per questo motivo, siccome sarei da solo sostanzialmente, sto pensando di fare questo progetto su Iris e sull'applicazione scientifica. E poi insieme io e te abbiamo fatto anche la cosa sulle lettere, cioè sui partigiani condannati a morte, le ultime lettere dei partigiani, che non è venuto male, anche quando erano 500 e qualcosa, 600, una cosa del genere, che tu li hai importati e poi li ho rivisti a mano uno a uno. Quindi sì, anche quello.
Comunque l'incontro di venerdì quindi sarà più, diciamo, proprio sulla formazione o farà vedere un caso? Che... Penso farà vedere un caso. Farà vedere un caso, io penso... E invece poi quanto riguarda la formazione, un minimo di formazione, come diciamo quella che hai fatto su Ponchielli per i tuoi studenti, ci dobbiamo iscrivere all'Università di Pavia? No, no, assolutamente. No, l'idea con anche quando abbiamo parlato con Patrizia, l'idea era proprio quella di fare una vetrina in questa occasione e poi eventualmente decidere se c'è interesse fare un corso strutturato, quindi più organico, partendo proprio, quindi andando anche proprio, come dici tu, nel pratico, cioè sì. Vediamo un po' le cose come si fanno. Sì, fare proprio una formazione, sì. Sì. Sì, questo avevamo pensato un progetto in due fasi. Prima vediamo, sì. Diciamo che cos'è e vediamo se c'è interesse. E a quel punto possiamo poi pensare a un percorso. In realtà Patrizia anche me nel tempo, detto. Anche... Lo sapevo, ma mi era sfuggito. Perfetto, abbiamo fatto bene sicuramente a ribadirlo. C'è Tiziana Morsanuto che saluto, che scrive: anche progetto sui donatori possessori potrebbe essere utile. I dati possono essere o non essere già presenti in SBN, le biblioteche musicali in genere li hanno nei loro archivi. Sì. Assolutamente sì, certo. Cioè, è un progetto molto interessante, quello dei donatori possessori, anche perché possiamo seguire la storia di un libro. Esatto. Se seguiamo i suoi possessori possiamo ricostruire la storia di un libro, anche come il libro ha viaggiato nello spazio e nel tempo, quindi sicuramente è un progetto molto interessante. I dati possono essere o non essere presenti su SBN, è irrilevante. Purtroppo bisogna dire, anche se sono registrato, lo dico lo stesso, SBN non è molto pronto a pubblicare i propri dati, né a renderli in qualche modo disponibili. I dati di SBN sono, per carità, il catalogo di SBN di per sé funziona benissimo, io non lo discuto. Quello che fa problema è quel discorso che facevamo all'inizio di io faccio una ricerca su internet e SBN non mi risponde per niente. Ecco, il SBN da questo punto di vista è completamente scollegato e non ha nessun aggancio per poter entrare nel web semantico così com'è. Quindi il fatto che i dati di molte biblioteche siano presenti su SBN non è un vantaggio dal punto di vista dei lavori che si possono fare in termini di web semantico. Lo potrà essere se SBN, diciamo, cambia qualcosina. Cambia, dovrebbe cambiare e rendere disponibili, per intenderci, cioè proprio per spiegare bene qui in termini pratici, la scuola di Atene ha per ogni persona che Camillo ha individuato, ha schedato, eccetera, ha un identificativo. Perlomeno la sua biblioteca. La sua biblioteca, sì, ovviamente. La sua biblioteca, d'accordo. Però c'è un identificativo. Ora, il primo requisito dei link ad open data è dare un URI, un identificatore HTTP, a ogni cosa. Ecco, SBN non mette a disposizione un URI. Ovviamente li ha. Ovviamente sì. Li ha, però non sempre dimostra, anzi dimostra in una minoranza dei casi. Quando io vi ho mostrato che Aristide Quintiliano non c'era in SBN, non è che non c'è in senso assoluto, è che quell'URI di Aristide Quintiliano non viene esposto a differenza di altri. E quindi non io è non lo visibile. Posso linkare da Wikidata. Quindi non può far parte della rete dei riferimenti, degli identificativi che possiamo mettere in collegamento uno con l'altro. Questo è il punto. Cioè non è esposto, non è disponibile all'uso, ecco, non c'è la possibilità di usarlo. Altri cataloghi lo fanno e infatti i cataloghi anche delle piccole biblioteche che avete visto elencati in fondo all'item sono cataloghi che hanno esposto i dati in questo modo e quindi a cui si può fare riferimento. Altrimenti se non c'è la possibilità di dire questo è lo stesso di quello, quando io punto a quello devo avere qualche cosa che mi dica che quello corrisponde a Aristide Quintiliano o a qualsiasi altra cosa, perché vale per le persone, ma vale anche per le pubblicazioni, vale anche per le opere, i titoli uniformi. Meno, diciamo, per le pubblicazioni SBN li espone, siamo onesti. Sì. Però in generale questo discorso vale per tutti gli identificativi. Ma io penso che sia una questione proprio di forza lavoro che anche lì manca, oltre che una questione di volontà, sicur,
politica probabilmente, ma che potrebbe essere anche discussa con l'ICCU. Ci stiamo già provando. Abbiamo preso contatti con l'ICCU circa un anno fa, ma sono impegnati in questo momento. Sono impegnati in questo momento con Alfabetica. Su altre fronti. Di fatto, le ultime due mail che ci sono arrivate su questo argomento, cioè sul fatto di coordinare tra SBN e Wikidata, le ultime due mail che ci sono arrivate negli ultimi mesi sono, per favore, aspettate, perché ancora non siamo... non abbiamo il tempo. Sì, ma sono pochissimi, quello è il discorso anche, penso che sono proprio... sì, è vero. Abbiamo una mano alzata. Sì, sì, buonasera, grazie a tutti quanti, tra l'altro per questa spiegazione, queste spiegazioni molto chiare. Ma quindi, se ho capito bene, lo status di importabilità di una serie di dati dipende non da prerogative che sono a quanto pare abbastanza basiche, quanto dalla visibilità che viene data di queste caratteristiche, cioè dalla apertura che viene data delle caratteristiche dei dati. Cioè esistono dei dati che per loro caratteristiche e non tanto per il permesso o meno di visibilità possono essere non importabili? Cioè esistono dei dati che possono mancare di quei requisiti che li rendono importabili, o è solo una questione di permesso e di apertura? In realtà ci sono molte domande contemporaneamente in questa, provo a rispondere. Allora, c'è un requisito tecnico, che è quello di cui parlavamo prima, che naturalmente è un requisito basico, senza il quale discutere del resto ha poco senso. Poi c'è un problema relativo alla pubblicità dei dati, cioè al loro status giuridico, d'accordo, dei dati. Però l'identificativo di per sé, cioè l'identificatore di una entità all'interno di un particolare database, se è disponibile, può essere linkato. Che non significa automaticamente che poi i dati di quel dataset vengono estratti, semplicemente si porta il navigatore a vedere che c'è qualcosa, per esempio anche in SPN, laddove abbiamo un identificatore esposto. Questo è un aspetto. C'è un altro aspetto che abbiamo visto, che era il riuso dei dati all'interno, per esempio, del COBIS oppure del PUSC. D'accordo? Cioè dati di Wikidata che vengono usati per arricchire il catalogo locale che non ha quei dati o per farci delle analisi. D'accordo? Questo è possibile perché Wikidata pubblica i dati con una licenza specifica, che è una licenza aperta, totalmente aperta. Quindi chiunque può fare qualsiasi riuso di quei dati. A questo punto anche un'applicazione a pagamento potrebbe prendere i dati di Wikidata, riutilizzarli, eccetera. D'accordo? Lo fanno, ecco, conferma Camillo che lo fanno. Naturalmente non è sempre così, nel senso che i linked data sono una tecnologia, l'apertura, l'open, lo decide chi pubblica i dati. D'accordo? Per esempio, se non sbaglio, correggimi Camillo, i dati di SBN non sono open in questo senso, non sono open come sono quelli di Wikidata. Sono aperti, non lo so, ma fino... non lo so. Quindi c'è un problema anche di licenze. Non so se ho risposto penso forse solo in parte alla domanda. Poi aggiungo, cioè anche lì il dato può essere messo in diversi modi. È chiaro che se il dato è già strutturato tipo in una tabella Excel, importarlo in Wikidata con un programma semi-automatico è relativamente facile. Se il dato è un bel documento Word in cui, che so, c'è scritto la tale persona è nata in forma discorsiva, come può essere un dizionario biografico, serve l'utente che uno per uno passa e usa per riconoscere le informazioni, esatto. Seconda di come è strutturato il dato, un'importazione semiautomatica può essere da facile a mediamente facile a impossibile. Quindi, chiaro. Per rispondere alla domanda in chat, quindi i dati che le biblioteche hanno in SBN relativamente ad esempio a possessori o donatori
andrebbero ripescate e integrate strutturalmente in Wikidata. Prima o poi ci arriveranno. Sì, esattamente. Chi ha scritto così ha capito perfettamente il quadro. C'è un esempio tipico che penso abbiate presente tutti quanti, è la descrizione di un'entità, di una voce d'autorità che inizia con la data di nascita, trattino, data di morte, doppio slash e poi inizia la descrizione. Ecco. Quello è un caso in cui i dati non sono affatto strutturati, non sono assolutamente riutilizzabili, mentre andrebbero messi la data di nascita in un campo che si chiama data di nascita, la data di morte in un campo che si chiama data di morte, la descrizione avere quello che serve, cioè la descrizione e basta. Due sono date e l'altra cosa è un testo, quindi sono anche dati di natura diverse che invece vengono fatti confluire tutti un unico ambito, ecco, in un modo non strutturato. È strutturato solo formalmente, d'accordo, ma non dal punto di vista, non dal punto di vista tecnico che serve. Abbiamo un'altra mano alzata. Sì, forse la mia. Sì. Buonasera. Prego, prego. No, io volevo chiedere se nella vostra esperienza diretta o indiretta relativamente alle ontologie, quali relativamente alle fonti musicali anche in senso ampio, quindi fonti bibliografiche ma anche dati di archivio e così, ci fosse una ontologia di riferimento che sia stata privilegiata? Allora, possiamo dire che Wikidata in linea di massima si connette a molte ontologie, cioè perlomeno diciamo si possono creare link da Wikidata a molte ontologie a partire dal nuovo soggettario della BNCF a thesaurus vari europei, internazionali, UNESCO e così via. Sul fatto che poi queste connessioni siano state fatte in modo sistematico e che l'ontologia di Wikidata sia strutturata bene, questo ni, nel senso che un lavoro specifico, ad esempio, sull'ontologia musicale in Wikidata non mi risulta. In generale l'ontologia di Wikidata, specie nella sua parte più alta, è notoriamente ancora un po' confusa, perché ovviamente, diciamo, il lavoro di specialisti anche di ontologie, sia a livello generale sia a livello di singoli ambiti, non c'è stato moltissimo, e quindi se qualcuno ci si mettesse, che sia in Italia o che sia all'estero, poi ovviamente il lavoro che questa persona vada a fare tornerebbe utile anche ad altri. Ad esempio, io so che allo stato attuale, mi pare in Finlandia, c'è una persona pagata per connettere il thesaurus nazionale, un po' l'equivalente del nostro nuovo soggettario, a Wikidata. C'è proprio una persona pagata che lo sta facendo. Appunto, ad esempio, cioè strutturare bene i dati, l'ontologia di Wikidata su strumenti e comunque aspetti, concetti musicali, è una cosa ancora da fare. Uno potrebbe farlo mettendosi a mappare i singoli concetti, marcando bene che cosa è sottoclasse o sopraclasse di che cosa, connettendo ciascun concetto alla BNCF e ad altri soggettari se lo ritiene. Sarebbe un lavoro lodevole, è ancora da fare e tornerebbe utile non solo in Italia ma a livello internazionale, perché poi appunto mappare i soggettari non è un lavoro in sé lungo, perlomeno per numero di entry, però è un lavoro estremamente dispendioso per ogni singola entry, perché è un lavoro fortemente concettuale e quindi in realtà porta via molto tempo, soprattutto richiede persone, almeno in una buona metà dei casi, anche di più, richiede persone che abbiano una conoscenza approfondita dell'argomento, quindi non è facile trovarle, ma appunto sarebbe una cosa fondamentale, fondamentale. Io volevo aggiungere una cosa, sostanzialmente dicendo diversamente da Camillo quello che ha già detto lui. In Wikidata non c'è una sola ontologia, ma c'è la possibilità di integrare ontologie diverse, che è un aspetto tipico del web semantico. Quindi a partire da diverse ontologie si può fare il collegamento. Naturalmente nel momento in cui uno di voi pubblica i propri dati e lo fa seguendo una certa ontologia, riesce a strutturare i propri dati correttamente secondo quella ontologia. Ma magari altri dati simili non sono stati strutturati altrettanto bene in Wikidata. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti da tenere in considerazione nel momento in cui si va a fare un progetto. Cioè ci si elabora una propria ontologia, che è un'ontologia che naturalmente deve essere integrata in Wikidata e la si rispetta e la si applica correttamente, ma non necessariamente altri
hanno fatto o faranno nello stesso modo. Questo è quello che succede. Quindi, per esempio, ci sono alcuni casi in cui le opere di un autore sono distinte, abbiamo entità distinte per l'opera e per l'edizione, per quella che sarebbe la manifestazione, altre volte invece questa distinzione non è stata creata. Nel momento in cui, per esempio, io incappo in una di queste due situazioni, sdoppio l'edizione e creo l'opera e dico questa, questi sono i dati dell'edizione, della manifestazione, questi invece sono dati dell'opera, valgono per tutti e avanti così. Quindi il discorso antologia comunque andrebbe approfondito. Questo dipende anche dal fatto che appunto molti dati di Wikidata, almeno nelle sue fasi embrionali, provengono da Wikipedia, dove ovviamente anche queste distinzioni che comunque esatto. hanno un certo grado di finezza erano meno, cioè non c'erano in sostanza, e quindi poi si deve c'è un pregresso comunque da ripulire sotto molti punti di vista, e in molti casi non è ancora stato ripulito, però diciamo inserire comunque in Wikidata, che so, un'opera o comunque sì, cioè inserire un'entità singola descrivendone le proprietà secondo lo standard stabilito da Wikidata è una cosa relativamente semplice. Quello a cui io mi riferivo era più che altro proprio mappare i concetti dentro Wikidata, cioè dire dentro Wikidata che uno spartito musicale è un tipo di opera scritta e che esistono poi diversi tipi di spartito musicale con diverse caratteristiche. Quindi ecco, questo è più complesso, cioè mappare i concetti dentro Wikidata è più complesso e richiederebbe un lavoro di un esperto, e sarebbe una cosa bellissima. Noi saremmo molto volentieri, formeremmo questo esperto, però appunto sì, ecco, è da fare, e lì non lo, cioè, ecco, quello con tutta la buona volontà difficilmente lo posso fare io, se non forse per aspetti marginali e facili, ma per aspetti specifici avrei bisogno di un esperto. Ecco, Tiziana Monsaluto ha dato una risposta comunque in chat sulle possibili ontologie di ambito musicale, quindi penso che lì la fonte sia più autorevole di quella che possiamo essere io e Camillo in questo caso. Io purtroppo devo chiudere perché sono in dipartimento e ho paura che mi chiudano dentro. L'orario no, sarebbero le 18:30, quindi adesso si è fatto tardi per tutti. Noi ringraziamo veramente per questo incontro interessante. Penso che se Patrizia non ha nulla da aggiungere... No, anch'io voglio ringraziare, ecco, e mi auguro che ci sarà poi in futuro appunto una, diciamo, un seguito a questo corso, un qualche cosa di più tecnico, insomma, per cominciare a metterci le mani effettivamente, ecco. Intanto vi ringrazio e ci vediamo. Ci vediamo venerdì. Grazie a tutti. Buonasera. Arrivederci. Buona serata. Grazie. Buona